Oh madonna, attenzione. Aspetta, perché... Allora, vediamo di fare il punto della allora, avevamo scoperto solo la punta dell'iceberg, perché il bello doveva ancora venire, noi avevamo una statistica, avevamo qualche migliaio di dati che avevamo studiato e tutti ci descrivevano un quadro, cioè una mappa del territorio precisa. Gli alieni che erano fatti in un certo modo, non c'era la sua squadra, ce n'erano tante, però raggruppate in due gruppi principali, usavano la razza umana per non morire, sia utilizzando le femmine come fattrici, sia utilizzando i maschi perché prelevavano lo sperma dai maschi, cioè una macchina a coppia che lo faceva. Lo stesso Marengo Donzi la racconta questa cosa. Poi lasciamo perdere il fatto che ora Marengo Donzi è in una situazione di funzione mentale, naturalmente io sono appunto 40 anni, però ho visto un'intervista su YouTube dove dice delle cose che hanno ben poco senso. Ma dovete capire che questo è il primo caso che noi abbiamo eliminato e noi alla fine di 2 anni e mezzo ci siamo seduti per capire il caso Marengo Donzi. Io con il prologo, dottor Moretti, che era vice segretario di una delle più importanti associazioni di prologi italiani, tra parentesi, quindi l'esperto del tema, ipnosi, abbiamo deciso in accordo anche con Valerio, lui magari ora non se lo ricorderà più, di lasciar perdere, cioè. Se no diventava un accanimento terapeutico e quindi noi lì non avevamo capito niente di quello che stava succedendo, assolutamente niente. L'alieno veniva, ti prendeva, ti portava via, io credevo di aver capito come funzionavano le cose invece le capirò dopo che scrivo l'altro libro, era mia idea, un mattone di 700 passaggi. Avevamo solo capito quello che succedeva, stavamo mettendo le mani, come ho detto prima, nella manipolata, cioè avevamo capito che l'alieno, quello che voleva, era qualcosa che noi avevamo, ma che non sapevamo di avere. Ed era qualcosa di estremamente importante perché l'alieno moriva. L'alieno senza l'uomo muore, l'uomo senza l'alieno vive. Questo era l'aspetto fondamentale. Non era quindi vero niente tutto il discorso degli antichi che abbiamo fatto prima, gli alieni buoni venivano per proteggere la razza terrestre perché loro erano i nostri fratelli maggiori. Non era vero niente il discorso della New Age americana che attraverso i suoi channelers, i canalizzatori, che erano l'interfaccia tra l'alieno buono e l'uomo ignorante che non capiva niente, attraverso questa interfaccia Chandler diceva gli alieni ti dicono non vi sparate le bombe atomiche tra di voi che siete cattivi, vi dovete voler bene, discorsi cristici, discorsi religiosistici. Nel frattempo noi avevamo scritto un altro testo, i fenomeni di Wayne, Blessed Virgin Mary, Beata Vergine Maria, dove studiavamo l'apparizione della Beata Vergine. Pensa, come? L'apparizione della Beata Vergine aveva un percorso preciso. Come mai era l'85% di femmine che veniva la Madonna? Perché i maschi no? Io me lo sono chiesto, ma io sono caratterizzato dal fatto che mi faccio delle domande che è meglio che non me dovrei fare. Però farsi le domande giuste ti aiuta a comprendere qual è la vera natura del problema. Farsi le domande giuste al momento opportuno, se no non si va da nessuna parte. E come mai statisticamente il grafico delle apparizioni mariane negli anni era sovrapponibile ai periodi di flat, cioè ai periodi in cui venivano visti più oggetti volanti non identificati sul pianeta? Ma che strano. Come mai un signore che si chiama Frey Xenon
scriveva un libro ex gesuita, Defendamos Nos de los Dioses, ex gesuita, che inizia il suo libro scrivendo: se vedete un disco volante, scappate. In quell'istante i fenomeni mariani, cioè tutto quello che veniva a essere identificato come il Dio che viene sulla terra e che ti parla, non è Dio, è un'altra cosa. E come mai in alcuni istanti le descrizioni erano le stesse? La Beata Vergine Maria si presenta a Međugorje. Međugorje vuol dire in mezzo ai monti, cioè pastorelli che usano una mazza di nulla. A Fatima, altri poveri, perché non compare un professore di fisica dell'università? La Madonna, no, te lo puoi chiedere, no, sempre a delle persone che subculturali. E come mai l'85% sono femmine? E come mai a Fatima delle tre persone, dei tre pastorelli, solo Lucia vede e parla con la Madonna, la sua sorellina sente, la sua cuginetta sente, e il povero quell'altro, il cuginetto più piccolo, non sente e non vede la Madonna. Tanto è vero che dice sempre a Lucia: ma perché non gli avete chiesto questo? Ma perché non gli avete chiesto quell'altro? Ecco, la Madonna non vuole essere indagata. E come mai la Madonna appare su questa specie di albero, con questa sfera in mano che è il cuore di Gesù, trafitto dai peccati dell'umanità? L'alieno invece appare con una sfera luminosa che emette dei raggi. La Madonna ha un vestito che è stato ricostruito, che è dello stesso tessuto dell'alieno. Cominci a capire che la tua corteccia cerebrale davanti a questi due fenomeni si comporta nello stesso modo. E quello che si vede è che sovente la Madonna non appare affatto, ma è frutto di un'alterazione di alcuni stimoli della tua corteccia cerebrale. Da cosa ci se ne accorge? Ci se ne accorge perché l'angelo annunciatore, che viene sempre prima della Madonna alcune volte, quando cammina la testimonianza, la luce lascia ombra del tempo. Quando invece appare la Madonna, che è tutta luminosa, non fa ombra. Cioè, non è nell'ambiente, è nel tuo cervello. E la Madonna dice: mi raccomando, ai ragazzi di Međugorje, 5 sono all'inizio, poi diventa uno, Marivicica, che è l'ultima. Che poi tutti i mercoledì della Madonna non può, cioè sa questa trasmissione come la luna, è uguale, ecco, è della nube, è uguale. A quel punto la Madonna dice ai leggenti: mi raccomando, non vi confrontate tra di voi, ognuno ha la sua visione, non vi parlate tra di voi, ognuno si tenga la sua. Nei pochi istanti in cui i veggenti si sono confrontati, ma com'era la Madonna? Ognuno la vedeva diversa. Ognuno, e allora diceva: te hai visto la vera Madonna, te hai visto il diavolo. Non prendete due veggenti e metteteli nella stessa stanza perché si picchiano. C'era qualche cosa che non tornava. E poi avevamo quei filmati, quelle testimonianze in cui nella chiesetta di campagna appare la Beata Vergine. Certo, la vedono solo i veggenti, che ne so, Vincenzo Cullone e la sua amica Maria a Crosia, un posto sperso nella Calabria più nascosta. E io a quel tempo cosa facevo? Prendevo il trenino e andavo a Crosia a parlare con i veggenti. E lì mi sono trovato ad assistere a delle situazioni tremende. C'era per esempio in questo paese Don Ciccio, che era il capo mafioso del paese, il quale era in accoppiamento, sembra un film, era in collegamento con il barbiere del paese. Io andavo dal barbiere, il barbiere telefonava a Don Ciccio e mi dava il permesso di fare le indagini. Perché? Perché la chiesa era circondata dai terreni di Don Ciccio, e Don Ciccio li voleva vendere questi terreni, e se compariva veramente la Madonna, no, a Don Ciccio non ne fregava niente, ma poteva essere utile per poter far aumentare il prezzo dei terreni. Quindi mi aveva messo a disposizione un ingegnere architetto con tutte le planimetrie del terreno e della zona
su cui di una volta non mariani, non ci era contento, la Madonna era contenta, e di certo punto era contenta, erano tutti contenti. E io, con una giornalista, allora tanti anni fa, mi trattenne in questo paese con tre giorni per cercare di fare il viaggio. E mentre Vincenzo vedeva, ragazzo, 17 anni, la Madonna e aveva le locuzioni con la Beata Vergine che compariva in questa chiesetta, che era 3 metri per 3, fuori tutta la gente, 3.000 persone di sera, la stella della Madonna zompava pizza pizza, dicevano loro, cioè si vedeva un oggetto volante non identificato che la camera da impresa del bandiere che gli era stata regalata da Don Ciccio, perché il fenomeno doveva essere sponsorizzato, vedeva questo oggetto che zompava pizza pizza, cioè c'era qualcosa fuori, un UFO, avremmo detto noi. Ancora una volta il fenomeno ufologico legato al fenomeno mariano, sempre così. Tenete presente che ci sono poi, ora un giorno parleremo, sì, una delle prossime conferenze farò un richiamo ai fenomeni mariani, perché abbiamo analizzato le fotografie, la Madonna che compare a Zeidu, ci rendiamo conto che sono artefatti, cioè fatti ad arte, c'è qualche ologramma proiettato dall'alto, si vede chiaramente. Ora, non possiamo fare perché ci abbiamo i mezzi. 20 anni, 30 anni fa, quando io scrissi per la prima volta questo libro, non avevamo i mezzi che oggi abbiamo, con un telefonino e un programma riusciamo a vedere dentro le fotografie le cose più strane, ma allora non c'erano. Quindi parleremo anche di questo, perché i fenomeni mariani sono collegati all'idea che Dio interagisce con te. E l'alieno che cos'è? È il Dio tecnologico dell'anno 2000. Quindi il rapporto che noi abbiamo con l'alieno è il rapporto che noi abbiamo con la parte inconscia di noi stessi che non abbiamo capito. Perché noi siamo i creatori dell'universo. Ma non lo sappiamo. E noi creiamo all'esterno di noi, inconsapevolmente, la parte di noi che non conosciamo. Perché da dentro non la vediamo. Creandola fuori, il nostro inconscio più profondo spera che noi la si riconosca. Quindi non è Dio da questo punto di vista che ha creato l'uomo, ma è l'uomo che per il suo bisogno ha creato Dio. E lo ha creato proprio perché questo Dio venga, ti rompa le palle per farti capire che sei te quello che vedi davanti a specchio, perché è sempre l'altro che è lo specchio tuo. Pensate, alla fine il discorso alienologico finirà poi per dimostrare questo. Sei te il creatore dell'universo. La cosa, se prima il discorso dell'alieno era incredibile, questa conclusione è ancora 100.000 volte più incredibile. Ma il problema non è la credibilità. Il problema è che lo si sente detto a un certo punto, che il discorso è proprio così. E noi ci troviamo di fronte a questa tecnologia, questa l'alieno che veniva, modificava lo spazio-tempo, modificava quindi la grandezza della sua macchina volante, che fuori sembrava un cosino di un metro, te c'entravi dentro e si apriva lo spazio, era distorto così, come una lente gravitazionale. Questo era quello che raccontavano gli addotti. Uno degli addotti che io avevo, per esempio, era il capo della squadra di polizia era responsabile della sicurezza del Papa. E lui mi diceva, io non posso mica raccontare in giro queste robe, cintura nera di karate, no? Non posso mica raccontare che a me e la mia squadra mi hanno preso tutti quanti, ci hanno preso tutti quella sera. Era là perché il Papa era lì, era in vacanza, non era questo, era quello che c'era prima. Quindi posso raccontare questa cosa perché questo tizio sarà in pensione era in vacanza nel nord Italia e loro c'avevano due squadre, una di carabinieri e una di polizia, che erano in confronto. A questo punto quello che succede è che la squadra di poliziotti, avvertita, allertata dai carabinieri per radio, dice: guarda, su quel monte c'è una luce strana, vediamo di che cosa si tratta, vado io, ma la polizia. E nell'istante in cui si avvicinano a questa strana luce, è la notte, una squadra si ritrova alla mattina alle 6 che dorme nella camionetta, senza più memoria.
A quel punto i carabinieri chiamavano, a un certo punto loro dicevano no, non funziona male, sbagliata la porta papale, non so, però vanno sul posto e in realtà c'erano già sul posto e lì c'era una macchia di terra bruciata tonda per terra, ma questi non si ricordavano nulla. Con l'ipnologo, che allora non ero io perché ancora ero nel CUN, nel Centro Ufologico Nazionale, dottor Scarpazza, tiriamo fuori questo ricordo. Loro sono lì che a un certo punto la macchina di notte, c'è questa luce davanti, l'automobile si ferma, non funziona più nulla. E quello che succede è che lui si gira e vede che gli altri tre, che credo fossero tre, se non ricordo male, dietro, non è che dormono, sono rincoglioniti, non rispondono più. Lui esce dalla camionetta e va verso la luce. E va verso la luce e ci sono degli esseri piccoli, con tre dita e pollici orribili, che nella testa dicono, ecco, è arrivato il nostro cercatore. Non mi chiedete cosa vuol dire. Lui era considerato il cercatore. Entra in questa macchina qui, gli fanno il mazzo, come sempre, e lo rificcano nella camionetta. Alla mattina nessuno si ricorderà niente, ma nell'ipnosi regressiva tutto ciò è venuto fuori. L'ipnosi funziona perché la memoria non è nel cervello. Come il neurofisiologo Bram sostiene, il cervello è solo un lettore di ologrammi, la memoria è nella cassa generale, quindi nessuno te la può togliere. L'alieno ti può solo alterare quella parte di cervello che è un lettore di ologrammi, secondo Bram, e quindi tu non riesci a leggere più quella traccia lì della memoria. È come se si fosse rotto il disco, in quel punto lì non legge più le informazioni. Bene, invece con il sistema dell'ipnosi, siccome non si legge in quel modo lì meccanicamente come una traccia di disco, ma si legge in un altro modo, la memoria è inalterabile, non la puoi dimenticare, nessuno te la può togliere ed è sempre recuperabile. In quell'istante, chiaramente, con i carabinieri che arrivano sul posto, sono le 6 di mattina, analizzano quello che è successo, hanno visto quello che è successo, ma la notizia chiaramente non verrà sui giornali fuori. Mai. Punto. Qui c'è un altro aspetto della questione che mi viene in mente. Nelle analisi che ho fatto, tantissime analisi, quello che viene fuori non solo su casi italiani, ma anche su casi americani, perché la cronaca poi in quel tempo era i libri degli americani, gli alieni hanno particolare interesse a comparire in zone dove ci sono personaggi importanti, politici. Uno dei luoghi in cui compaiono e comparivano oggetti volanti non identificati era San Rossore, quando c'erano nella villa del presidente gli ospiti inglesi o italiani o il presidente della Repubblica. Lì comparivano sovente. Da quando la villa è passata e il parco di San Rossore alla regione e non è più dello Stato, che quindi non viene più utilizzata per fare i raduni dei presidenti, delle cose americane, degli inglesi, UFO non se ne vedono più. Strano. Ora queste notizie non vengono fuori perché nessuno userà dirle, però diciamo che io le so. C'è qualcosa di strano. Negli Stati Uniti, mi sembra di ricordare uno dei più principali personaggi dell'ONU, Perez e Keyhart, la sua squadra viene presa sul ponte di New York senza che nessuno se ne accorga. Voglio dire, cioè, come mai i nostri governanti sono fatti oggetto dell'interesse alieno? Questo mettiamolo per un attimo da parte, questo giochino, e vediamo che cosa succedeva all'interno delle adduzioni. All'interno delle adduzioni, quando il soggetto veniva portato nella macchina volante, c'era l'alieno. Ma sovente, non sempre, sovente,
che è un francesismo, mi dicono, perché non dovrei dirlo sovente, è un francesismo, non posso dire. E accanto all'alieno c'è un militare terrestre, un militare come noi. C'è un piccolo problema: quando l'alieno è un serpente, un figlio, un codone, eccetera, eccetera, l'alieno parla sempre inglese o americano. Quando l'alieno è alto, con i capelli ramati, con le pupille verticali, con la femmina dietro, con la tuta azzurra o blu scura, con il pettorale che ha un segno che è quello della massoneria qui, fateci caso, il militare parla sempre francese. Quando l'alieno è la cavalletta, cioè l'insetto, il militare è sempre israeliano. Quando il militare, e quando l'alieno è l'altro, l'essere che noi chiamiamo essere senza corpo, ma che in realtà è quello che ha a che fare con la storia dell'antico Egitto, lo chiamavamo Ra o Horus, che è una specie di pollo alto 4 metri con qualcosa qui nel mezzo, è una roba lunga che sembra un becco e che poi viene scambiato dagli antichi egizi come la barba sacra del faraone e come quella specie di pennutaggio che ha questa specie di uccellone alto, in grosso, che ha le ginocchia girate, come le gambe del pollo. Quando uno si incazza, ha queste penne che le apre così, dietro, come se fossero delle ali. E qualcuno da lontano ha creduto che fossero delle ali, quindi era magia. E che fanno? Vedere com'è il copricapo degli antichi egizi, con l'occhio di Horus qua nel mezzo, la barba sacra, e te capisci che esattamente gli antichi egizi facevano, tentavano di far vedere che il faraone terrestre era ancora legato alla divinità, era di famiglia divina, e fa barba posticcia, se la metteva anche la faraona femmina, la barba posticcia, quindi pensate, no? Ecco, nel caso di questo alieno, il militare parlava arabo. Come mai? Allora, non è che 2 più 2 fa 19. Lì si capisce che i diversi gruppi alieni si sono legati a diversi gruppi di potere su questo pianeta e collaborano con queste persone. La collaborazione, ovviamente, quello che si vedeva era poco protocollo, forzata, perché alcune volte ci trovavamo le descrizioni di ipnosi dell'adduzione del militare. Il militare veniva con questa specie di macchina, che è una macchina del tempo, ti prendeva e ti portava nella base sotterranea, ma nella base sotterranea che non era in questo tempo, ma era in un tempo parallelo, solitamente passato. Esempio, l'ingegnere delle telecomunicazioni viene prelevato e viene portato in un posto dal militare. La macchina che porta questo militare lo fa scendere ed è una specie di elicottero, ma non è un elicottero, è una cosa che c'ha davanti una specie di proboscide che viene da lontano vista, immaginata come fosse una delle pali dell'aereo. Invece no, è una roba che succhia o qualcosa qui davanti, non si sa. E il pilota ha un casco in testa di tipo realtà virtuale e muove questa macchina, ma nello spazio e nel tempo. Almeno si ha l'impressione che sia così. Il ragazzo viene portato fino a un capannone, che poi si capirà dov'è, e si preme dei tasti e il suo accompagnatore mostra l'occhio dentro un coso, come se mi facessero la fotografia della retina, si direbbe, poi non so se è così. Si apre l'ascensore e lui scende per almeno 5 piani. Sotto ci sono gli altri che vogliono fare con questo addotto delle cose. Quando l'addotto uscirà da ipnosi e ricorderà quello che è successo, va su Google a cercare questa installazione militare e la riconosce in aliano. Ma c'è una cosa che non trovo: il capannone dove è sceso lui non c'è, verrà costruito dopo, quindi Aviano è indietro nel tempo. E questo è uno dei tanti
particolari, no? L'addotto che viene portato via nella base militare sotto, sotto la Spezia, che quando esce vede la Spezia così com'è oggi, in realtà no, così com'era però, perché non c'erano le luci per la strada, c'erano le candele per la strada e non c'è nessuno, cioè un posto parallelo alla nostra realtà dove non ci sono esseri viventi, ci sono solo cose. È strana questa cosa qua, no? L'addotto, si diceva prima, che mentre sta per essere preso si gira e guarda che nell'acquario non c'è il pesce. Il suo pesce che aveva lì nell'acquario non c'è. Non ci sono i suoi genitori in casa, perché in quell'istante lì non c'è niente, ci sei solo te e il militare che viene a prenderti, che ti porta in uno spazio-tempo diverso, dove le coscienze non ci sono. Le coscienze sono di qua. Di là c'è solo la copia di quello che è di qua. Questa è una cosa veramente strana. Ma il fatto che questi militari ci siano, e che siano militari ben precisi, che cosa vuol dire? È semplice. Vuol dire che l'alieno si è spartito le potenze economiche, militari e mondiali di questo pianeta. Perché ciò accade? Ciò accade perché l'alieno ha necessità di governare il mondo, che è la sua fattoria. E per fare questo bisogna che noi, che siamo le mucche di questa fattoria, non si sappia che siamo mucche. Te l'immagini che un quel giorno entri nella tua fattoria, apri la stalla e dici, va bene, quella mucca laggiù non fa più latte, la ammazziamo. E la mucca alza lo zoccolo e dice, no, che mi ammazzi, ma come? Come te davanti alla mucca che parla? La mucca ha preso consapevolezza e coscienza di sé, non la puoi più ammazzare, è la mucca. Ecco, noi siamo in una situazione analoga. E dirò di più. Si scopriva anche un'altra cosa, perché il pazzo, tutti i pezzettini mi hanno poi messi con le gare insieme. Sì, due cose voglio dire, vediamo se me le ricordo tutte e due, perché ormai a 72 anni prendo le gocce per la memoria, che mi ho consegnato, ma non consigliato Damiano, però c'è il problema che mi dimentico di prendere le gocce. Ricordiamo queste cose, perché noi facciamo dei processi proprio veramente di dissonanza cognitiva, per cui alla mattina non ci sembra chiaramente che sono venuti dei alieni e danno peso, allora cerchiamo di rigirarcela in un altro modo. Mi ricordo questo ingegnere che poi si è laureato a Pisa, lui era siciliano, un ragazzo giovane, e un giorno viene da me e mi dice, questa notte c'è successo qualcosa che non va, però te lo racconta. Sei dottore, non venire da lei perché voglio raccontare. Questa notte ho fatto un sogno strano. Ma perché me lo vuoi raccontare? È un sogno, no? C'è qualcosa invece dentro di lui che sa perfettamente che quello che mi state raccontare non è un sogno. E quindi inconsapevolmente io so già che questa cosa non è un sogno e gliela faccio raccontare. Allora, da sentire l'ingegnere. Questa notte ho sognato mio nonno, che abita a Pisa con me. Io ho scelto di venire a Pisa proprio perché c'è mio nonno con la casa e quindi non vado a Pisa, quindi mio nonno che viene da solo, quindi io abito con mio nonno. Benissimo. Questa notte, a un certo punto, si è aperta la porta ed è entrato mio nonno in camera. E io non ho capito cosa voleva mio nonno in camera. Tanto è vero che stamattina l'ho incontrato, come abbiamo fatto colazione, e ho detto, nonno, ma perché sei venuto in camera mia stanotte? Io in camera tua. No, sono qui, come no? Io l'ho visto, è lì già, non dormivo, mi sono reso conto che è te, vedi, conoscevo. E io perché lo dico? Benissimo. Scusa, come era vestito tu? Mio nonno era vestito di nero. Ah, interessante. C'erano dei vestiti di tuo nonno? No, neanche uno. Allora, come fa a essere tuo nonno? Non ci avevo pensato. Scusa, com'era questo essere? Cosa faceva? Era inginocchiato nero, era inginocchiato davanti al mio letto, vicino al mio letto.
era inginocchiato vicino al tuo letto. Tuo nonno è alto o basso? Mio nonno è alto. Ma quello che ti hai visto era piccolo, sì. E quindi hai pensato che fosse tuo nonno, vestito di nero inginocchiato a lei. C'è fatta lontana, ma non lo cioè, te non ti rendi conto, banalmente, che quello che stai vivendo e vedendo e raccontando non regge. Però ci credi fino all'istante in cui qualcuno non ti dice, ma che cazzo stai dicendo? Non può essere. Ah già, è vero. E allora? E allora che hanno ribeccato, eccetera, eccetera, eccetera. Questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda ovviamente della solidarietà. Ma non era importante. Ma queste cose che sono molto folcloristiche, però fanno comprendere come noi ci troviamo di fronte a dei racconti che dovevano essere ricostruiti. Perché è facile dire, te ti sei inventato tutto. No, non è vero. Però quando ti svegli la mattina, che c'hai il cuscino pieno di sangue, che ti è uscito il sangue dal naso, te non capisci come mai, oppure c'hai sulla tibia sinistra la classica di marchio, lo chiamavamo noi, una roba che serve per fare del prelievo di tessuto osseo. Dove, se non meglio sulla tibia, che è piatta, che si prende bene il tessuto? Quando io al soggetto che lavorava a Piaggio e che faceva, costruiva motorini, terza media, al massimo avrà avuto, e me lo porta alla ragazza, il dipartimento, perché la donna c'è sempre meno, però vai, baci, parlaci. Sai, no, perché lui, il mio ragazzo, c'ha le incubi di notte, allora abbiamo pensato che potrebbe essere qualcosa di quelle cose che lei studia. Ah, vabbè, allora che faccio questo, mentre chiacchiero così. Guarda, c'è cioè, che ho davanti e vedo le reazioni che ha, no? E lui, a un certo punto gli dico, sì, perché per esempio i soggetti che sono adotti, io non so se te sarai adotto o meno, i soggetti che sono adotti hanno una cicatrice su una gamba. E lui si tocca la sinistra. E io zitto, ma perché si tocca la sinistra? Si poteva toccare la destra. E che è fatta così, così e così. Lui si tocca la gamba, ma io non dico niente. La sua ragazza dice, avanti, avanti, tirati sui pantaloni, vediamo se c'è. Lui si tira sui pantaloni della sinistra, non della destra. Avrebbe potuto a caso, no? Che strano, perché il suo inconscio lo sa che è lì e trova il marchio. E io sono una merda. E quello cos'è? Io così. E quello cos'è? Diventa verde. Sapete che ci sono all'interno della struttura della macchina volante questi cilindroni di materiale dove per capire come si entrava ci abbiamo messo anni. No, te a un certo punto vieni spinto dal piccoletto, in un certo punto c'è una griglia, ci monti sopra e stai lì. Dal basso sale questa roba, dal pavimento. Pensate, cioè te non è che ci hai messo dentro. È il cilindrone che ti riveste. In quell'istante il cilindrone si riempie di acqua o di qualche cosa che assomiglia all'acqua e sale, 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 sale e te vai sott'acqua e nell'istante che in ipnosi ti stai ricordando questo, ti cominci a tossire perché non respiri più e poi scopri che respiri nell'acqua. Ma che strano. E poi l'acqua riscende, quando è finita tutta l'operazione della coppia, l'acqua riscende, il cilindro si chiude e arriva il piccoletto con una specie di asciugamanino che ti asciuga, cioè delle cose allucinanti, e alla volta ti asciuga male, per cui te alla mattina nel letto ti trovi con una specie di liquido giallastro fluorescente alla lampada ultravioletta. Noi, perché questa roba? Cosa serve? Questa roba serve per la copiatura. Te non puoi essere copiato se non attraverso un processo che funziona con la vibrazione, cioè con il suono. E il suono è un suono basso, che è quello che serve per staccare la parte amica, che è sui 4 Hz. E allora questo suono non deve essere sentito. L'unico modo perché tu entri in contatto col suono ci vuole un liquido trasduttore, come l'acqua.
Sapete il campane tibetano? Che te ci metti dentro, le riempi d'acqua e poi cominci a farle suonare. Ecco, non è il suono che viene fuori che ti guarisce, è la parte di acqua che vibra a una frequenza di sotto di 30 Hz, che te non senti e che attraverso l'acqua che fa il trasduttore te, il tuo corpo viene messo in quella vibrazione. Quindi come gli antichi egiziani, gli antichi tibetani usavano la frequenza, oggi in qualche modo un pochino più tecnologico l'alieno fa le stesse cose. Stacca la parte animica e invece in un greco, nello stesso punto. Quindi noi ci troviamo di fronte a queste descrizioni, che sono infinite. L'alieno però aveva questo problema. Aveva bisogno di un militare vicino che collaborasse con lui. Alcune volte, come dicevo, i militari ti prendevano senza che l'alieno lo sapesse. E cosa facevano? Ti prendevano e ti mettevano subito un casco di piombo, molto pesante, in testa. E te non sapevi neanche più dove andare, ma ti guidavano questi che ti accompagnavano. A cosa serviva il casco di piombo? Ovviamente noi non lo sappiamo, ma 2 più 2 non fa 19. Siccome all'interno del cranio ci sono almeno 2 microchip che servono per trovare la tua posizione, come tu ti sposti, l'alieno lo sa sul suo radarino che te ti stai spostando. E il militare non voleva far capire che aveva fatto un'attenzione militare del soggetto senza che il suo amico alieno se ne accorgesse. Il militare non è addotto, il militare è complice. Il militare è assolutamente complice. Assolutamente complice. Complice da tempo, non ora, da almeno l'ultima guerra mondiale. Prima possiamo fare le ipotesi, ma non lo sappiamo. Certamente, il microchip è visibile, ci sono diversi microchip. C'è un microchip che sta all'interno della ghiandola pineale ed è quello che viene piantato con la pistola che spara e che rompe lo sfenoide. Una tecnica che noi chiamiamo la tecnica del dottor Zhou. Zhou è un cinese naturalizzato americano che è stato il primo a utilizzare la trapanatura dello sfenoide per andare a curare i tumori della pineale. Quindi neanche nulla di nuovo da questo punto di vista. Poi c'è un altro microchip che è qui sotto e che si fa un piccolo tagliettino qui che è quasi visibile, viene introdotto questo microchip che è di plastica. Quindi ai raggi X non si vede, a meno che uno con i mezzi moderni non prende la lastra e comincia a fare della digitalizzazione delle immagini e allora si comincia a vedere il microchip. Noi ne abbiamo trovato uno di questi. Una ragazza e ci siamo molto stupiti di questo fatto perché c'erano 5 lettere scritte in ebraico sopra, tutte capovolte perché il dritto era questo, ma siccome era di plastica trasparente, quando le vedi da quest'altra parte sono capovolte. 5 lettere ebraiche, perché? Perché era il militare che aveva ebraico, amico della cavalletta, alieno, che aveva introdotto questa roba qui dentro. Allora c'è il microchip chiamato posizionale, che è quello che prevede dove tu sei, nello spazio e nel tempo. E c'è il microchip emozionale, che è quello che viene messo qui per farti alterare la capacità cognitiva. Questi due nomi non glielo ho dati io, l'ha detti il militare durante l'ipnosi. Perché? Perché quello che si scopre, che è straincredibile, è che durante l'ipnosi il militare sente, perché è collegato col microchip attraverso l'addotto. E quindi in un certo momento il militare interviene e utilizza le corde vocali dell'addotto per parlare con te. E ti parla e ti dice delle cose. In questo contesto una particolare volta è stato anche proprio fregato alla grande, perché il militare non vede quello che sta succedendo, però sente che l'addotto sta parlando.
con qualcuno che sta parlando con me e sta dicendo delle cose che l'adotto non deve dire. Allora interviene e ti dice chi sei. Allora si nota una cosa fondamentale: l'adotto, quando è in ipnosi profonda, le corde vocali hanno un basso numero di hertz, perché il corpo non riesce a muoversi, fa molta fatica in muoversi, per fortuna mia. Quando invece interviene o la memoria aliena attiva, cioè l'alieno che è lì dentro, che abita dentro il corpo, che si accorge che sta succedendo questo, o interviene il militare in remote, allora aumentano il numero di hertz, ma il soggetto è sempre bloccato. E il militare, siccome il soggetto ha gli occhi chiusi, non può vedere quello che sta succedendo. Quindi, chi sei? E lui ti interroga a me, chi sei? E io non so cosa gli dissi quella volta, io non mi ricordo. Mi venne l'idea di farmi passare per un suo superiore. Mi viene questa idea, io sono un tuo superiore, è inutile che ti dica chi sono, tu dovresti saperlo, come mai non lo sai? Rispondo, signore, non sono stato avvertito di questa cosa che sta succedendo. Lo devi vedere sui tuoi fogli, come non lo vedi? Io è come se stessi parlando con un militare, lo so, piano per il culo, lui non mi vede. Ma qui non risulta niente, signore. E ancora mi chiede, chi sei? Te lo dico alla fine, non te lo posso dire, ma voglio vedere il tuo grado di preparazione. Tu devi essere in grado di sapere esattamente chi sono e cavartela in tutte le situazioni impreviste, quindi voglio vedere come ti comporti in questo momento. No, ma io veramente, aspetti un attimo che controllo. Ecco, bravo, controlla, lui controlla. E io gli faccio le domande, in che anno siamo? 91, e mi dà la data temporale. Dove siamo? Toscana. Aspetti, devo vedere un attimo più vicino. Pisa. Facciamo dei conti. E a un certo punto io mi faccio passare per il suo superiore. Nell'istante in cui lui non capisce più niente a un certo punto. Ma no, ma i miei superiori qua là su giù. E a un certo punto io gli dico chi sono. Ah, professore, è tanto tempo che la cercavamo. Cambia subito il discorso. E lì succede un dialogo tra me e il militare, che è stato riportato in un'ipnosi che c'è anche su internet. Che è allucinante, una cosa allucinante. Lo fine per il culo. No? E poi in quell'istante quello che succederà sarà l'esorcismo tecnico, cioè come ci si liberava dell'alieno. Cioè la parte animica, che è quella che nel frattempo ascolta tutto, perché non esce, no? E capisce che è stata fregata fino ad allora. E il militare non ce lo vuole dentro di sé. E allora la parte animica, siccome noi siamo i creatori dell'universo, frigge il militare, lo frigge a distanza, senza problemi, frigge il microchip che ti hai, non c'è più. Dopo fai la lastra, prima e dopo, prima c'era, dopo non c'è più, senza problemi. Questo perché tutto ha a che fare con la struttura fisica dell'universo, che è una struttura quantistica, ovviamente. Quindi in quell'istante noi ci troviamo, perché questo qui, come potete, lo sganci completamente. Una volta che lo hai sostanzialmente sganciato, in qualche modo, lui non può fare più niente, non ti può più prendere. Perché non sa più dove sei, perché il microchip posizionale non funziona più, quindi non ti trova fisicamente più, né nello spazio né nel tempo. Il militare in questione era in un altro tempo, era entrato nell'organizzazione che faceva queste cose ai tempi dell'ultima guerra mondiale, quando i tedeschi avevano fatto ovviamente una specie di patto, grosso modo lo dice così, con i tedeschi, gli alieni, e perché il governo del mondo sostanzialmente. Quindi ci troviamo di fronte a una società nostra completamente governata dall'alieno, il quale governa attraverso la massoneria. Perché ci siamo sicuri che era la massoneria che governava tutto quanto?
nelle ipnosi che noi facevamo cominciavano a venire fuori dei racconti che con l'adduzione vera e propria non c'entrava niente. Il soggetto veniva preso, veniva rivelato, raccontava di un'adduzione avuta in passato, perché a un certo punto si chiedeva al soggetto: ora ti ricorderai della prima volta che sono venuti. E magari non era la prima volta, ma era una volta quando la ragazza aveva 5 anni e mezzo. E mio babbo, che fa il verduraio, mi sta a Torino, mi sta portando in un campo. Mi dice di scendere dalla macchina e io scendo, mi lascia in questo campo e lui se ne va. A un certo punto vengono dei signori e mi portano dentro questo posto che sembra una chiesa strana, che poi abbiamo riscoperto che cos'era, che era il tempio massonico di Torino, e dove ci sono dei signori incappucciati, alcuni vestiti di bianco, alcuni vestiti di nero, maschi e femmine. E laggiù in fondo c'è uno strano prete con un coltello in mano e due signori, un signore e una signora nudi, che fanno qualcosa di strano. A un certo punto si apre il cielo, come c'è scritto nel Vangelo apocrifo, di Pietro, Vangelo apocrifo di Pietro, si aprono i cieli e scende un raggio luminoso che prende la bambina piccola e la succhia su. E su ci sono i biondi a 5 dita al piano di sopra che fanno il solito problema dell'azione. Prendono la bambetta, ci mettono il microchip, la copiano, le prendono la parte animica, risalvano uno dei loro soggetti, rimettono la parte animica in dentro, rifanno scendere la bimbetta si trova ancora all'interno di questa situazione dove, in modo molto coerente, diciamo così, questa specie di messa nera, chiamiamola così, termine, e la bimbetta si ritrova fuori nel prato. Ritorna il babbo che la fa entrare in macchina e la bimbetta dice: ah, ora ho capito perché mio babbo, che fa il verduraio, ha tanti soldi. Vendeva la bimbetta. E questo non solo ci è capitato una volta, ma ci è capitato tante volte, soprattutto in famiglie massoniche, non solo di Torino, che ora me ne ricordo un'altra di Torino, ma che Torino è una città un po' particolare sulla massoneria, ma in altri casi anche in Sardegna, suore che abusavano dei bambini piccoli, perché poi in ipnosi viene fuori tutti i ricordi che te non ti ricordi, ma che in realtà ci sono lì dentro. Dove l'alieno in qualche modo partecipava a, in questo tempio massonico con le mattonelle bianche e nere, dove in fondo c'è un altare, dove ci sono le due colonne di Giachin e Boaz, che sono le colonne del tempio di Salomone, dove le pareti rosse sono piene di quadri con segni tipo i tarocchi, ti rende una cosa così, dove c'è l'alieno e c'è il pseudo sacerdote che fa questa strana manifestazione. Cosa pensare? E il quadro si faceva sempre più, si delineava sempre più chiaro. Gli alieni avevano creato la massoneria. La massoneria era la interfaccia tra l'alieno e chi comanda su questo pianeta. E la massoneria in realtà aveva due teste. Sì, proprio così. E nel mito c'era scritta questa cosa. Pensate, nel mito c'era scritto che gli dei, che erano Shiva e Vishnu, Vishnu è il dio di qui, Shiva è il dio di là, dall'altra parte dell'universo, di antimateria, avevano creato le loro creature. Shiva di Asura, che vuol dire senza corpo, e Vishnu Ideva, cioè gli esseri di luce, che corrispondevano esattamente a due alieni precisi, senza corpo. L'essere di luce, che noi avevamo chiamato Lux, e che si rifaceva a tutta quella mitologia cattolica cristiana di Lucifero, il portatore di luce, colui che entra dentro di te, e che viene rappresentato anche, non solo come portatore di luce, ma anche come la colomba che entra dentro i 12 apostoli, e loro cominciano ad avere fenomeni di alloglossia o di xenoglossia. Sapete quante volte
laddove l'ipnosi ha cominciato a parlare ebraico antico, oppure lingue, allora scrive in cuneiforme, una roba del genere, no? Questo ha una spiegazione di tipo quantistico, tra parentesi, perché voi dovete sapere che la fisica moderna, 3-4 settimane fa ormai, il premio Nobel ad Alan Aspect è stato dato, e lui sostiene che l'universo è non locale. Non locale vuol dire non c'è né spazio, né tempo, né energia. Quindi si sostiene, la fisica quantistica moderna sostiene che l'universo è un ologramma e il nostro cervello è un lettore di ologrammi. Tutto quello che vediamo è finto. E questo lo dice il premio Nobel un mese fa. Quindi non è, io ho sempre detto, anche perché è 20 anni che questo ci lavora su queste cose, quindi io sono anche informato, ovviamente, quindi sapevo che c'è questo tipo di teoria che però oggi è stata proclamata, suggellata da un premio Nobel. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nelle ipnosi noi non facevamo rivivificare i ricordi passati e perduti, ma portavamo l'unica cosa che esiste, cioè il presente, nell'ipotetico passato. In quel contesto il soggetto non ricorda il suo passato, ma lo vive, lo sta vivendo e lo può modificare. E questa è una cosa che fa la programmazione neurolinguistica senza saperlo, con un processo che si chiama timeline, riprogrammazione, la timeline. A quel punto abbiamo capito una cosa fondamentale, che l'ipnosi suggellava anch'essa la teoria di Bohm, cioè che l'universo fosse un ologramma temporale, spaziale. Quindi noi viviamo nell'unica cosa che esiste, il presente, perché le due funzioni quantistiche, funzioni d'onda, del passato e del futuro hanno una sola soluzione, si sovrappongono in un unico punto, il presente. Quindi noi viviamo in un continuo presente. Non esiste il passato. Il passato era quel presente che c'era una volta e che ora non c'è più. Dietro questa cosa qui c'è anche la possibilità di lavorare per cacciare l'alieno. Perché? Perché se tu prendi il soggetto, lo porti nel passato, che è col presente, lui lo sta vivendo in quest'istante, è come se ci fosse un'altra stanza. Dove c'è scritto passato, te vai di là, ma la stanza è presente con questa. E lì l'alieno sta arrivando, viene, mi prende e io gli dico, ora tu con lui non ci vai, diglielo. E lui glielo dice. E si sta modificando il suo passato, che quindi in automatico, come equazione d'onda, modificherà il presente. Quindi lui, quella volta lì, che c'era stato prima con l'alieno, si era fatto prendere, ora non si fa più prendere. Quando il soggetto ritorna in realtà nel presente e gli racconta quello che è successo, lui non si ricorda più della lezione, come se non ci fosse mai stata. E non se lo ricorda perché il ricordo non è del cervello, come dice Pribram, che è un neurofisiologo che ha studiato queste cose. Perché il passato te lo ricordi in modo diverso a seconda della consapevolezza che ti hai acquisito. Quindi andando a rivedere le fotografie del passato, dopo 10 anni ti appaiono diverse. Non ti appaiono più come te le ricordavi prima, ma mica perché te ti sei incoglionito, che potrebbe essere, no? Almeno nel mio caso. Ma perché tu hai acquisito una consapevolezza diversa e acquisendo una consapevolezza diversa, il passato lì non c'è più. Non solo non c'è più, ma non è mai esistito, perché esiste solo un presente a cui corrisponde un passato e un futuro. Prima si diceva, nella fisica quantistica moderna, che la causa era nel passato e l'effetto è nel futuro. Io mi iscrivo a chimica nel 1969, mi sono laureato nel 78. Ci ho messo un sacco di tempo. Ai miei tempi ho fatto una tesi di 3 anni, ora si fa di 12 giorni. Poi si fa una tesi di 12 giorni. Sarà cambiato qualcosa. Cioè il soggetto ci è arrivato, no? Tenere i cretini che escono dall'università. Ebbene, oggi la termodinamica quantistica dice una cosa, che la causa è nel passato e nel futuro, e l'effetto è nel presente. Cioè io sono quello che sono perché nel futuro sarò così. Nell'istante in cui cambio io è perché è cambiato il mio futuro ed è cambiato il mio presente. Quindi io posso cambiare la timeline in qualche modo. E questo può succedere solo per un motivo fondamentale,
perché io sono il creatore dell'universo. Questo dimostra come la mia coscienza è quella che cambia il passato e quindi mi permette di poter cambiare la situazione che sono in cui sono. Di questo cominciavamo ad accorgerci, e mano a mano che le cose andavano in quella direzione ci accorgevamo che non era importante studiare da ieri, ma era importante studiare come fatto l'universo alla fine sulla base di quello che stavamo capendo. Perché se noi siamo il creatore dell'universo, allora abbiamo un potere infinito, che meraviglia, no? Ma di addentrarci in questa parte, che è la parte finale del discorso che facciamo oggi, prima di addentrarci in questa cosa qua, la cosa importante era un'altra, capire che c'era la massoneria di mezzo, e la massoneria era la massoneria dell'Eva e la massoneria degli Azzurra. Cosa sono queste due massonerie? Sono la massoneria, oggi si direbbe, dei globalisti e la massoneria dei nazionalisti. La massoneria dei nazionalisti è la massoneria della regina d'Inghilterra, delle grandi famiglie monarchiche, di coloro che per autoelezione sono state elette milioni di anni fa dagli alieni come coloro che avrebbero dovuto comandare su questo pianeta. E a chi comanda viene demandato solo una regola: non dite mai che gli alieni ci sono, perché gli esseri umani non devono acquisire consapevolezza di questo fatto. Non acquisendo consapevolezza del fatto che gli alieni esistono, non li cercheranno, non li cercheranno neanche dentro di sé, non li combatteranno, e noi potremmo fare quello che vogliamo, perché se ciò non fosse, loro si ricorderebbero che sono i creatori dell'universo e con il loro atto di volontà per noi non ci sarebbe tutto ripapettato. Questo è quello che succedeva. Noi facevamo un ordine post-ipnotico, lo mettevamo nell'addotto e gli dicevamo all'addotto: quando la prossima volta vengono a prenderti, te gli dirai che con loro ci vai solo se loro ti dicono perché ti prendono. Quello che succede è la seguente cosa: arriva l'alieno, si apre il muro come al solito, l'alieno biondo, alto, ramato, cinque dita, pupilla verticale, dice al soggetto: vieni con noi, gli parla nella testa. Come ti chiami? Qual è il tuo nome? E gli rispondono in modo vario, ma in modo sempre lo stesso: Astir, Aishtar, Astarte, Astarotte. Ma che strano, sono i nomi dei diavoli e degli angeli dell'antichità. Ma l'aliena dice: questo tu credi che sia il nostro nome, in realtà vuol dire un'altra cosa. Cosa vuol dire? Vuol dire: siamo quelli che sono venuti per primi. Punto. Queste erano le cose che venivano fuori dall'ipnosi. Questo tizio a cui mi sto riferendo in questo istante alla terza media e faceva l'operaio alla Piaggio. Sa la sega lui di chi è Astarte. Questo per contestualizzare. E in quell'istante lui si siede sul letto e dice: no, io con te non ci leggo se non mi dici perché mi prendo. Questo rimane l'aliena, si avvicina, gli mette una mano sulla testa e l'addotto dice: aveva questa mano, che queste dita ma arrivano fino a qua dietro, perché lui ha 2,40 m, c'è una mano lunga. L'idea, vedi cosa fa l'alieno? Usa forse involontariamente una PNL. Sei mio, la tua testa è mia, la tua volontà è mia. No? Quello che in qualche modo cerca di fare la Chiesa con il battesimo. Cosa fa il prete col battesimo? Prende l'acqua, che è la rappresentazione della mente, e te la versa sulla testa, come il battesimo. Cioè, oggi non, la tua mente è al servizio della mente di Dio. Te devi pensare come vuole Dio, no come vuoi te. Questo è il significato allegorico del battesimo. Noi ci siamo fatti pregare quando ci hanno battezzato, da questo punto di vista, perché noi dovevamo credere che Dio esistesse e non dovevamo scoprire che Dio siamo noi, perché alla fine, quella è la fine della religione, è la fine. E in quell'istante l'alieno, e questo insiste: no, no, io con te non ci vengo. O mi dici perché mi prendi oppure non ci vengo. È un ordine post-ipnotico. Poi potremmo spiegare come funziona dal punto di vista quantistico l'ordine post-ipnotico. Perché non è un ordine post-ipnotico, è all'inizio dell'ipnosi la costruzione di un evento in futuro che te hai deciso che andrà così. In quell'istante tu, che sei il creatore dell'universo, crei
in quell'istante quella situazione, perché tu sei il creatore dell'universo, quindi non stai seguendo delle istruzioni che quindi non possono essere alterate, stai vivendo quello che qui ti sei costruito, è diverso. L'alieno si gira, entra nel muro, si rigira e dice: ti dirò la prossima, non ti posso dire niente, la prossima volta ti dirò delle cose. Si gira e se ne va, ti dice delle altre cose e se ne va. E in quell'istante, quando nelle ipnosi successive il soggetto mi torna e mi racconta questa cosa, noi per la prima volta eravamo riusciti a bloccare un'ipnosi, a bloccare una abduction. Porca puttana, forse eravamo riusciti a risolvere il problema. Perché questo tizio che è alto 2,40 m non ti prende così e ti dice: va bene, allora vieni con me lo stesso? Sarebbe semplice, no? Questo è un cristone alto dal forte, no? Non può fare niente contro la tua volontà. Che strano. Oppure c'era la bambina piccola, quella che giocava sulla lavatrice. La bambina piccola che era venuta da me perché voleva sapere semplicemente che non era una bambina piccola, lavorava già in Inghilterra ed era una ragazza napoletana, che voleva sapere da me: sa, professore, ho visto che lei lavora con l'ipnosi, io vorrei sapere, c'è un evento nella mia vita, quando ero piccola, che non mi ricordo, e volevo sapere che... Questa cosa qui, che te sai che quando viene uno da te, ti racconta tutta una cosa, poi alla fine della telefonata dice: sa, cosa vuol dire sognare degli esseri piccoli alti 1,20 m con tre dita e pollice opponibile, dopo che ti ha parlato del suo problema che sembrava un'altra cosa? In realtà alla fine il vero problema viene fuori. E lei voleva sapere perché era stata trovata un giorno per terra a 5 anni e mezzo col cranio spaccato nel corridoio. L'avevano portata in ospedale suo zio, ma lei non si ricordava perché era caduta. Non si lo ricordava. Dico: va bene, sì, allora grazie a una tecnica, che si chiama tecnica delle ancore, attivo questa tecnica, il soggetto va in un stato di ipnosi profonda, lei è in Inghilterra, io sono a lavorare sul computer in Italia, si fa anche l'ascensore, 5 minuti, non è, non ci sono tutti, basta sapendo fare. E lei ricorda di essere lì sulla lavatrice che giocava con la bambola, che la mamma non voleva che io stessi sulla lavatrice, allora me l'ho chiusa in bagno, l'ho chiusa, così la mamma non mi viene, quindi troppo la bambola, e comincia a parlare con una bambina piccola al presente. Perché il suo presente è quello lì. Quando si apre il muro ed entra un coso strano, un esserino piccolo, con la bacchetta in mano, e vuole che io scenda dalla lavatrice, vuole che vada con lui, io non ci voglio andare con lui. Ah no? Non ci voglio andare, no. E allora lui cosa fa? Sale sulla lavatrice e mi spinge di sotto, vuole che scenda. E io non voglio scendere. Allora mi arrivano degli altri e mi portano su in questo posto dove entro in questa stanza circolare e laggiù in fondo c'è una strana cosa. Che cos'è? È un insetto grande, alto di 2-3 metri. Cosa somiglia? Io lo so cosa somiglia. A una cavalletta. E gli dico: a una cavalletta? No. Non è una cavalletta, è una mantide. Che dice così, più precisa. E io non ci voglio stare. E allora cosa fai? Alzo una mano e la cavalletta si brucia. E ora cosa succede? I piccoletti non sanno più cosa fare, mi prendono di corsa e mi riportano a casa, però mi lasciano andare a una certa altezza. Io mi sbatto la testa nel pavimento e me la fracasso. Ecco che cosa era successo. In quell'istante te avevi un altro dato. Come te alzi una mano e bruci la cavalletta? Perché non? Che cosa sta succedendo? Sei un creatore dell'universo. Te sai fare queste cose, ma non sai saperle fare, e quindi non le fai. Porca puttana, vuoi vedere che siamo un creatore dell'universo? Lì, sapete in chimica come si dice, no? In chimica si dice... con gli ioni cominci e con gli ioni noi avevamo cominciato, io avevo cominciato a interessarmi dei fenomeni marini, avevo cominciato a scrivere un libro alieni e veri, avevamo cominciato a capire che il rapporto che noi avevamo con questi esseri era un rapporto di sudditanza anche storica, perché noi credevamo che questi esseri alla fine ci comparivano ed erano per noi o positivi o negativi, e noi
il nostro inconscio avranno dato delle accezioni di questo tipo, cioè o sono demoni o sono angeli. Nella realtà della dualità noi viviamo contemporaneamente tutti i giorni. Ci avevamo questo rapporto alieno, che si stava costruendo alieno, massoneria, due globi della massoneria, gli Asura e i Deva, i chi comanda, e poi Asura e Deva, chiave di lettura per leggere tutto quello che accade nel mondo. Gli Asura, Biden, cioè i globalisti. I globalisti cosa vogliono fare? I globalisti vogliono abbattere tutte le barriere che ci sono tra le diverse nazioni per fare in modo che i soldi viaggino più velocemente. Perché? Perché attraverso i soldi l'alieno Asura comanda il mondo. I soldi sono una barriera che divide il mondo in tanti poveri e pochi ricchi. Quindi è una barriera di dissimmetrizzazione della società. Siccome l'entropia, che è legata al secondo principio della termodinamica, che dice l'entropia aumenta sempre, l'entropia è legata alla consapevolezza di sé e alla coscienza del mondo, questo vuol dire anche che la coscienza aumenta sempre. Per chi comanda, la coscienza del popolo deve essere mantenuta bassa. Non si può far tornare indietro, perché è un principio della termodinamica. L'universo è basato su questo. Non si può proprio. Quindi si deve tenere bassa la consapevolezza degli esseri umani. Ma c'è un modo per farlo. Sì, il potere ha un modo. La geometria. Il piano di simmetria non ci deve essere. Quindi ci devono essere poveri e ricchi, che è una dissimmetria, perché l'entropia dell'universo aumenta con l'aumentare della simmetria del sistema, pura fisica quantistica. Non c'è niente da fare. Bloccando la simmetria del sistema, socialmente parlando, si blocca la capacità dell'essere umano di acquisire consapevolezza che è lui il creatore dell'universo. Te non te ne accorgerai mai, ma per quale motivo? Perché non c'hai soldi, hai bisogno di pensare a come sbarcare il denaro, a come mangiare, a come lavorare, a come comprarti 16 telefonini, e non hai un secondo di tempo per pensare che sei te il creatore. Funziona meravigliosamente bene. Però gli Asura cosa vogliono? Gli Asura vogliono che questo pianeta non si inclini, perché se si inclina la scala c'è la fatto di che siamo finiti. E che cosa si inventa? Si inventano Greta Thunberg. Greta Thunberg che cosa dice? Bisogna distruggere la spazzatura. No, non bisogna distruggere la spazzatura. Non bisogna fare la spazzatura all'inizio. Io ne so qualcosa perché ho insegnato Greek Chemistry per almeno 5 anni all'Università di Pisa. Quindi chi meglio di me lo può dire? Greta Thunberg dice una marea di cazzate. Non funziona così. Ma 10 anni fa, un'altra Greta Thunberg, che si chiamava in un altro modo, era andata all'ONU, questo non lo sa quasi nessuno, ma l'ha scoperto Mazzucco, e con un'immagine, e faceva gli stessi discorsi che faceva Greta Thunberg ora. Quindi, come arrivi te, che sei una ragazzina di 13 anni, che sei anche un po'... brava, cioè qualcosa nel tuo cervello che non funziona tanto bene, e ti portano lì, cioè ci vado io, che sono un pochino meglio di Greta Thunberg, non mi fanno manco entrare all'ONU. Allora si capisce che c'è una problematica politica dietro. Cioè, le mucche non vanno diminuite, perché le mucche, che siamo noi, devono rimanere tante, perché tante mucche te potrai succhiare tanta energia da tante persone. E allora però, siccome le mucche sono quelle che inquinano sostanzialmente, allora bisogna trovare il sistema di distruggere la spazzatura alla fine. Non puoi non fare spazzatura, perché siamo in tanti e quindi faremo tanta spazzatura. Quindi ci si inventa Greta Thunberg. Ci si inventa il problema degli euro bond, 117 bilioni di euro emessi da, non a caso, banche inglesi, che vogliono che voi risparmiatori, soprattutto gli italiani che hanno ancora un sacco di risparmi in banca, diano questi risparmi per investire negli eco bond. Figuriamoci se gli eco bond non renderanno qualcosa, è il futuro, sono l'ecologia, no?
Così loro ti prendono gli ecobond, te li distruggono e tu finalmente non avrai più denaro liquido. E così non avendo più denaro liquido sarai costretto a farti la punturina, perché lo Stato ti dirà ti mantengo tutto da mangiare solo se ti punturi. Funziona così. Allora, a questo punto però, dall'altra parte ci sono i Deva. I Deva che sono le famiglie monarchiche, non sono la massoneria dei banchieri, sono la massoneria delle grandi famiglie, diciamo così. E queste grandi famiglie, come i Pendragon, da cui derivano poi sostanzialmente quelli che sono i veri monarchi inglesi, le grandi famiglie vogliono invece eliminare le mucche che non servono. Quali sono le mucche che non servono? Quelle che non hanno parte animica. Siccome la parte animica c'è nelle persone che hanno un DNA particolare, perché ho un problema di DNA, allora ecco che si fa scoppiare la pandemia in Cina, dove sostanzialmente i cinesi sembrerebbe essere, non dico svuotati dalla parte animica, ma insomma in percentuale sono meno animici di noi. E guarda il giapponese è classico essere non animico, lui copia tutto, lo fa benissimo, meglio di te, ma non ha la capacità di emettere un pensiero innovativo. No? La scrittura cinese è fatta di 30.000 ideogrammi. Bene, se te un giorno vuoi dire una cosa che non c'è nei 30.000 ideogrammi, non la dici. Beh, Wang Di, quando ha insegnato il cinese, evidentemente ha insegnato con quello che sapeva lui. E siccome Wang Di la parte animica non ce l'aveva, ecco che i pittogrammi cinesi risentono della stessa cultura di chi gli ha insegnato a scrivere. Ed ecco perché probabilmente è la Cina che è stato il posto scelto per cui un certo tipo di eventi negli ultimi due anni è accaduto lì, no? E poi è accaduto anche in Italia. Perché lì e qua? Lì, perché lì ci sono quelli più scemi, cioè quelli che sono più ubbidienti, quelli che ubbidiscono quando il padrone dice vestiti di verde, tutti si vestono di verde. E in Italia perché è l'opposto, cioè è il centro, era fino a poco tempo fa il centro della cultura mondiale, dove noi siamo coloro che capiscono qualcosa all'interno di questo pianeta. Non è che si usa l'italiano in perché mi frega, ma è così. Io sono stato, ho fatto delle esperienze anche all'estero con l'università, ho portato gli studenti a New York nelle università americane, a Syracuse, ho portato gli studenti a Parigi, dove ho lavorato per l'università americana a Fiera Marie Curie per due anni. Io mi sono reso conto che loro non ci regalano manco le scarpe a noi. Cioè, quando io dico che gli italiani sono scemi, lo dico, sono cretini, lo dico, ma immaginate gli altri, cioè siamo proprio di sotto della capacità di capire. E quindi l'Italia e la Cina sono i due posti con la differenza più grande. Se succede, se in Cina riusciamo a far funzionare questo sistema e riusciamo a farlo funzionare in Italia, funziona in tutte le parti del mondo. Questo è quello che è la realtà dei fatti. Bene. I Deva vogliono quindi far fuori la popolazione perché troppe mucche fanno troppo male. Sono due teste della massoneria, quindi nazionalista e globalista, che noi ritroviamo per esempio in Trump, Deva, e Asura, quell'altro. Nel Papa, noi abbiamo due papi, uno Deva, Ratzinger, che si esprime attraverso il cardinale Viganò. Il cardinale Viganò quando parla cosa dice? Noi siamo esseri di luce. Tu ti senti di così perché brillano dentro. Che importanza, perché la Chiesa deve scendere al livello, dice Viganò, del popolo? La Chiesa è la Chiesa, noi siamo esseri superiori, mi importa una sega del popolo. Viganò ti fa questo discorso, con le sue paroline, però la fine del discorso è questo. E invece quell'altro è, non sappiamo cos'è. Ora io ve lo dico, non è caso che è stato amico dei nazisti quando era lì in Argentina, con i colpi di Stato che ci sono stati. A me questo non lo toglie la testa nessuno. Poi la gente se lo dimentica, ma in realtà io non me lo dimentico, mi diceva il battaglione della morte. Ne possiamo parlare. Va. Quindi due teste della massoneria. La massoneria
di destra, scusate, due teste dei servizi segreti di destra e servizi segreti di destrissima, coloro che hanno affidato l'Italia agli americani e coloro che invece dicono i panni sporchi si lavano in casa. Parliamo. Bettino Craxi, i panni sporchi si lavano in casa. Gli americani l'hanno caricato. Dopo Sigonella mi hanno detto, sì, ma che hai fatto Sigonella? Benissimo, da domani mattina esce pane pulite. E l'hanno fatto fuori. Perché questa è la chiave di lettura. Dietro a tutti questi movimenti, a tutte queste guerre, tra la Russia e l'America in questo momento per il caso dell'Ucraina, eccetera, c'è il volere alieno. Perché l'alieno usa la tecnica del dividi e timbera. E le due massonerie sono tutte legate al fatto che vogliono ottenere lo stesso risultato, cioè la sottomissione degli esseri umani, ma con due tecnologie diverse, con due percorsi completamente diversi. E soprattutto nel mito c'è scritto: i Deva e gli Asura si fanno la guerra. Si fanno la guerra per ottenere l'Amrita. Che cos'è l'Amrita? È un nettare, il nettare dell'immortalità. E allora te capisci che nell'antico testo, nel mito, c'è questo nettare sempre, che nel caso dell'Iliade, Ariani, la popolazione, Arihan, vuol dire il perfetto che viene dal cielo, pensa te, no? Gli Arihan avevano l'idea che gli Asura e i Deva fossero dei e gli dei muoiono. E l'unico modo per non morire è usare la marita. Ma la marita che cos'è se non il succo della parte animica che viene utilizzato? Ci sono questi liquidi che gli dei dell'Olimpo bevono per non morire, perché se no gli dei dell'Olimpo muoiono, così come il dio Thor c'ha anche lui idomene che devono bere perché se no muoiono. In tutte le mitologie c'è l'idea che gli dei vivono perché l'uomo gli dà la vita. Nell'istante in cui questa cosa veniva fuori anche a livello ipnotico, perché il soggetto veniva messo in ipnosi profonda e lì interveniva l'alieno. E l'alieno diceva, in parole povere, ora la faccio semplice, parlava con me l'alieno attraverso l'addotto, perché l'alieno una volta sgamato cercava di venire a patti. Lei è mia, no? Lei non è tua, lei è sua. No, no, lei è mia, io la voglio, l'ho sempre voluta e me la prendo. No, deve uscire da questo contenitore. Era una specie di esorcismo tecnologico. Deve uscire da questo contenitore. No, non esco. E se insisti, entro dentro di te. E io, provaci. Silenzio, cagato sotto. Avete preso il filo unico, si diceva prima, no? Sono un crostino, a me manco la linea. Bisogna capire come. Allora viene a patti, ma no, vai, aiutiamoci, io se vuoi ti dico una volta benissimo, ti dico come funzionano i buchi neri. Non ho bisogno io. La parte amica che ha sentito e ora con la vibrazione ti caccia. Quale vibrazione? La vibrazione è che lei lo sa, lei entra in vibrazione e lei, lui e te scappi, perché se no muori. No, 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 comincia a dire no, 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 e la parte amica comincia a far emettere questa vibrazione nel contenitore. E che senti nella registrazione, nei formati MP3, a un certo punto c'era un battimento sotto, tum, 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 man mano che l'essere scappava, diciamo così, usciva dal corpo, questa vibrazione aumentava sempre di più, tum, 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 poi a un certo punto, tum, non si sentiva più niente, il soggetto si rilassava e l'esorcismo era compiuto. Quindi c'era anche un aspetto incredibile a livello di cose che accadevano, toccabili con mano. Ma non andava bene, perché il soggetto poi tornava a essere ripreso. C'era qualcosa nel sistema che non funzionava. E noi non avevamo ancora capito che noi eravamo prodotti con un dato. Ci dovevamo prima di tutto chiarire le idee noi per capire ma perché ci succede questo.
Sì, siamo riusciti a fare dei miracoli. Sì, cioè, gli adotti che hanno imparato attraverso l'ipnosi riescono a fare delle strane cose, riescono ad accendere la televisione col pensiero, a cambiare canale col pensiero, ad accendere la luce così. Sì, queste cose succedevano. Riescono a guarire dal tumore, riescono a guarire dalle malattie. Sì, succedevano anche queste cose. Che cosa fai? Lo racconti a chi? A Sileri? Che fa? Però che cosa è capito? Era così. Bisognava capirci. E capire di più voleva dire guardarci dentro. Comprendere sostanzialmente una cosa fondamentale. Che Dio non poteva aver creato lui. Per quale motivo? Ma è molto semplice. Dio, secondo la legge cattolica, cristiana, è un essere perfetto. Ma te pare che un essere perfetto crea sta roba? Cioè, noi siamo una cefega. L'essere perfetto non può creare una cosa imperfetta, perché nell'istante in cui crea una cosa imperfetta è diventato imperfetto. Quindi non può essere stato Dio a creare l'uomo. Ma siccome ci siamo, qualcuno ci deve aver creato. Ma questo qualcuno deve essere imperfetto. E allora nasce l'idea della coscienza. Che cos'è la coscienza? La coscienza è una cosa unica che all'inizio ha dato origine all'universo e ci deve essere una ragione per cui ha dato origine all'universo. La coscienza è perfetta? No. Cosa gli manca alla coscienza? Gli manca una consapevolezza particolare. La coscienza sa tutto, ma una cosa in particolare non sa. Che cosa vuol dire essere libero? Non sa che cos'è la dualità. Lei è sempre stata da sola, l'unica cosa che esiste, la coscienza. Sì, sì, non si dice sola, si dice unica. Perché nel contesto solo vuol dire qualcosa che vive nel distacco da un'altra cosa. E quindi vivi nella dualità. Unico vuol dire che te sei solo te, che non c'è nessun'altra parte di te. È diverso. In quel contesto la coscienza si divide in due coscienze che daranno origine alla dualità dell'universo, a scia e abismo, ai buoni e ai cattivi, all'acceso spento, al buono e al cattivo, all'alto e al basso, al pieno e al vuoto, a tutta questa dualità che noi viviamo in questo istante. E la viviamo proprio per fare cosa? Per capire attraverso l'esperienza della vita che cos'è la dualità. Comprendendo attraverso l'esperienza che facciamo che cos'è la dualità, alla fine, sempre perché esiste il secondo principio della termodinamica, tutte queste pallette che siamo noi si riuniranno in quello che erano una volta, la coscienza unificata. Ma questa volta che differenza c'è? Prima la coscienza non sapeva una cosa, poi ha fatto l'esperienza, alla fine sa tutto. E questo vuol dire che noi siamo pezzi di coscienza, ma questo vuol dire che siamo noi allora i creatori dell'universo. E questo vuol dire che noi ci siamo messi in questo contesto per poter comprendere attraverso l'esperienza la dualità. E dopo averla compresa, capire che la dualità non esiste. Ma per comprenderlo bisogna essere passati attraverso l'esperienza. Perché dico che la dualità non esiste? Lo dico perché me ne sono accorto mentre giocavo. Mentre eravamo qui a giocare, la parte di me ci sente, ma perché sei venuta qui? Adesso sono venuta qui a giocare, qui è un bel posto, si gioca bene. Ma il tuo contenitore non è contento, ma lui non capisce niente. Ti dice così. Allora siamo venuti qui a giocare. A giocarci anche le nostre carte, è come se facessimo una partita a scacchi. A metà della partita che ti rendi conto che il tuo avversario sei te. È la parte di te che te non hai capito e che credi che sia un avversario. Invece è quella parte di te che è te. Reputi il nemico di te, quel Mr. Hyde che te credi di avere dentro, signor dottor Jekyll, che in realtà fa parte di te finché non l'hai accettato. Pensa, Mario Draghi, la parte di te che te non hai accettato. Non ti rompi un coglione. Accettare quella parte di te, accettare che anche te sei un po' Mario Draghi, sei un po' cretino, sei un po' in mano vuoto, in mano all'alieno, la parte di te che si è fatta a duro. La parte di te che è andata con chi lui credeva fosse il Dio tecnologico e che poi scoprirà quando sarà il momento che è il primo a rimanere fregato. È in fondo quello
quella parte di te della società che si fa addurre, che si fa fregare dall'alieno, solamente perché l'alieno gli ha gonfiato l'ego. E già Mario Draghi è uno che come ego sembra lo Zeppelin. Quindi, ecco, comprendere questo è molto importante, perché questo cosa vuol dire? Che non ci sono i buoni e i cattivi, ma ci sono quelli con più e quelli con meno coscienza, che l'entropia è la rappresentazione della consapevolezza di sé. Questo si può dimostrare in modo matematico, ma non mi ci voglio mettere ora, perché è una perdita di tempo in questo contesto. Il disordine non esiste, esiste solo l'ordine. Te entri nella camera di tuo figlio, è il casino della madonna, è il massimo del disordine, e te la potresti mettere in ordine, no? Poi quando l'hai messa tutto in ordine, l'ordine è massimo, l'entropia è massima, cominci a disordinarla, ma man mano che la disordini, l'entropia, cioè l'ordine, diminuisce fino a che diventa zero. Ordine zero è il disordine. Più di zero non si può, di là non ci si può andare. Quindi vedete che il disordine non esiste, esiste solo l'ordine. La dualità non c'è. L'idea che questo dito possa girare in senso orario e in senso antiorario è finta. È come ti dici, ma lo vedo, posso girare, posso scegliere dove andare. No, e guarda, faccio girare questo dito così. Questo dito per voi gira in senso orario. Ti posso assicurare che per me girava in senso antiorario. Che cosa vuol dire questo? Che il dito non gira in senso orario, in senso antiorario. Gira. Oppure sta fermo. E allora ti dici, ecco, vedi la dualità? O sta fermo o gira. No, stare fermo non è niente. Perché stare fermo vuol dire non fare. E siccome l'esperienza si fa solo attraverso il fare, lo stare fermo in questo universo non esiste. Non esiste. E qui si comprende esattamente l'ultimo aspetto della realtà che devi comprendere, che è la differenza tra la vita e la morte. Tu dici, porca puttana, come? La dualità c'è la vita e la morte. Noi siamo entrati qui in questo universo per fare l'esperienza. Missionari della coscienza. Facciamo l'esperienza, nasciamo, comincia una cosa, facciamo l'esperienza, parte seconda, e in terza parte muoriamo. Tutti i percorsi di acquisizione di consapevolezza sono basati su tre step. Il primo, sono un coglione che non capisce niente ma sono contento. Il secondo step, mi faccio una domanda, porca puttana, allora un problema non lo devo risolvere. E passo tutta la vita a cercare di risolvere il problema. Terzo step, ho risolto il problema e sono contento come prima. Allora il primo step e il terzo step sono uguali. Che differenza c'è? Il primo sono coglione, nell'ultimo step la mia entropia è aumentata. Quindi è questo l'aspetto finale. Sostanzialmente dobbiamo capire che morire è fondamentale. Noi dobbiamo morire, dobbiamo fare l'esperienza della morte. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che la cellulite non è una morte. Il cervello, cioè la cellulite. In televisione ti dico il contrario. In televisione Berlusconi si fa costruire un impianto di criogenizzazione del corpo nella sua villa di Arcore, con tutte le svastiche che sono lì, già si capisce per qual è l'impatto scellerato tra l'alieno e chi comanda. Tu non morirai mai, continuerai a vivere e il popolo deve essere sempre mantenuto nella totale incoscienza di sé, perché se no l'aliena non lo vuole più, l'aliena è costretto ad andarsene a questo pianeta e tu che comandi ora non potrai più comandare. Cosa fa Berlusconi? Vuole rimanere lì. Ma no perché è cattivo, perché è scemo, perché l'esperienza della morte deve essere fatta. Ed ecco il problema dell'alieno. L'alieno ha paura di morire. L'alieno non vuole fare l'esperienza della morte. L'alieno non vuole scendere nel nostro piano dove noi siamo volontariamente venuti qui per fare l'esperienza, che è l'ultima esperienza che ci rimane. E si scopre che la morte non esiste. Perché? Perché cosa vuol dire vivo o morto? Allora, vivo o morto non vuol dire come noi pensiamo vivo o morto. Vuol dire, secondo la fisica quantistica, sto facendo qualcosa, quindi appaio, sono evidente all'universo, oppure non faccio niente. Se non faccio niente, l'universo non mi vede. Pensate, io sono illuminato dalla luce, i fotoni. Sono illuminato dalla luce perché i fotoni fanno qualcosa, mi illuminano.
perché io acquisisco consapevolezza che sono illuminato dai fotoni. C'è un problema di consapevolezza. Pensate a tutti quei fotoni nel buio della notte che passano da lì a lì e che non vengono addosso a me. Io non li vedo, perché con me non fanno niente. Quindi, secondo la fisica, solo se qualcuno fa qualcosa con te è visibile, si rende manifesto, cioè evidente. Se no, tu non lo vedi. E allora che cosa succederà alla fine dell'universo? Alla fine dell'universo, quando noi avremo fatto tutte le acquisizioni di consapevolezza e di coscienza, alla fine dell'universo tutti noi ci riuniremo in un'unica coscienza. Come all'inizio, vedete? Uno, due, tre, terza fase uguale alla prima. Ma avremo consapevolezza di noi, sapremo chi siamo. E allora dopo cosa succede? La coscienza muore? No, la coscienza non muore, perché la morte non esiste, la coscienza va in stand-by. Cioè, la coscienza ti appare viva se fa qualcosa, ti appare morta, che non è, se sta ferma. Questo che cosa vuol dire? Che vivo e morto è la stessa cosa. Non ci sono differenze tra essere vivi ed essere morti. C'è l'apparenza. L'apparenza è una cosa, appare viva se fa qualcosa, se interagisce con te. Appare erroneamente morta se con te non fa niente. Ma c'è lo stesso, esiste lo stesso. Questa è un po' la teoria dello zero point energy. Capire che essere vivi o essere morti è la stessa identica cosa è l'ultima barriera della dualità che il nostro cervello deve comprendere, dopodiché noi abbiamo smesso, perché abbiamo capito tutto. Nella teoria dello zero point energy c'è un punto dello spazio che è vuoto, come il gioco del ponte a pizza. C'è una squadra che per esempio tira una corda o spinge un carrello, e l'altra squadra che tira la corda dall'altra parte. E pensa a vedere la corda che non si muove. La corda non si muove perché ci sono due squadre che tirano uguale, oppure perché non c'è nessuna squadra che tira niente. Cioè tutto e niente sono ancora una volta la stessa cosa. Zero point energy. C'è quel punto lì dell'universo che è vuoto. Ma è vuoto perché non c'è niente, o è perché c'è tutta la materia e l'antimateria che si arricchiscono sempre tra di loro? Ancora una volta il pieno e il vuoto sono la stessa cosa. E noi ci giochiamo la nostra vita. Come una partita a scacchi. A metà della partita ho capito che il mio avversario sono io. Come nel film dove c'era Joshua, che era il computer, che diceva che l'unico modo per vincere è non giocare. Porca puttana! E io o perdo o vinco. In realtà è la stessa cosa. Perché? Perché se perdo una partita a scacchi ho imparato qualcosa, perché lui era più bravo di me. Quindi ho vinto. Se vinco, non ho imparato niente, quindi ho perso, perché è così che funziona. Nell'istante in cui comprendi che tu hai creato quello che c'è di fronte, quello che c'è di fronte è un prolungamento di te stesso, di cui tu ne hai bisogno, per comprendere la parte di te che dietro di te non vedi, l'hai esplicata fuori e cerchi di capire quella parte di te che te non hai capito dentro, che sei te. Hai capito anche che hai creato delle regole di scatto, hai capito anche che hai creato delle regole di scatto, hai capito tutto. A metà della partita hai capito tutto. Allora a quel punto potresti dire non gioco più, come Joshua, non gioco più. Invece no. Hai fatto metà della vita all'interno della Matrix, vivendo nella realtà duale, nel dualismo, nel buoni cattivi, acceso spento, destra-sinistra, cattolici, protestanti, quello che vuoi. Ora devi vivere l'altra metà della vita fuori, guardando gli altri che sono rimasti dentro, quelli che si sono lasciati, per esempio. Cazzo, come mai non si accorgono che sono dentro la matrice? Non se ne accorgono, e te lo devi vedere da fuori. Devi fare in questa dualità l'esperienza della dualità fino in fondo. Essere dentro, essere l'assassino ed essere il torturato. Tutte e due, essere colui che ha lasciato e colui che viene lasciato da lei. In questo contesto devi fare tutte le due esperienze, se no la dualità non è completa. Quando capisci questo, capisci che dopo che hai capito tutto devi farti l'altra metà della vita, vale così, guardando da fuori, dall'esterno, come si comporta la realtà della dualità, come sostanzialmente
noi non avevamo capito niente, ma in realtà aveva capito solo metà delle cose. Dall'altra parte si vede in qualche modo. Ecco, sostanzialmente tutta la ricerca che noi avevamo fatto sugli alieni non era servita in fondo a capire che ci sono gli alieni, era servita a capire che noi siamo i creatori dell'universo. E una volta che l'hai capito, c'è il sistema per liberarsi del problema. Molto semplicemente, questo sistema si chiama Triade Color Test Dinamico Flash. Cioè, che cos'è? È una simulazione mentale. Tu sei il creatore dell'universo, tutto ciò che immagini è creazione. Quindi tu puoi, attraverso una semplice simulazione mentale, scoprire qual è il tuo stato mentale. Come stai vivendo la tua vita ora? Immagina in una stanza mentale completamente buia, vuota. È buia e vuota perché ti hai spento la luce e hai fatto dei mobili. Perché la tua stanza mentale l'hai fatto piena. Una stanza mentale buia. Però sai che ci sono tre lampade che sono la rappresentazione, che ora sono spente, che quindi non vedi, che sono la rappresentazione della tua parte mentale, della tua parte spirituale e della tua parte animica. Queste tre lampade le puoi, sono come delle grandi sfere, delle grosse sfere, delle sfere. Le puoi accendere con la tua forza di volontà. Al tuo ordine sono le tue lampade, le puoi accendere. Puoi accendere prima la lampada mentale, guardi che colore è, in che posizione si mette, come si relaziona con te. Poi guardi e accendi la parte spirituale e guardi che colore è, come si mette, in che posizione è, se è distante da te, alta o bassa sul pavimento e così via. E poi accendi la parte animica. Finito il test standard, dura 40 secondi, te hai capito esattamente chi sei. Parli con le tue sfere, all'interno di questa simulazione mentale, e alla fine gli ricordi che loro una volta erano una cosa sola, erano una coscienza integrata. Glielo ricordi e loro, se vogliono, perché loro si comportano con una loro coscienza precisa, è come se fossi il tabernacolo della Santissima Trinità della Chiesa, che sotto dal punto di vista esoterico ti fa credere che esista un padre, un figlio e uno spirito santo. Guarda l'errore, padre e figlio sono due, spirito santo è uno, perché mai fatto due cose? Non era forse meglio dire mente, corpo, anima, spirito? Ecco dove sta la fregatura esoterica nella casa della Chiesa cattolica. Però te ne rendi conto solo quando si arriva alla lettura. Le tre sfere si uniscono in un'unica sfera che non esplode in nessun colore. Non vedi più niente, la stanza scompare e ti hai acquisito la consapevolezza di te. Da quell'istante in poi, te, Lily Gruber, la televisione non la guardi. Ecco, per il momento mi fermerai qui. Se ci sono domande, ora e l'alieno che dentro di te ti diceva non mi mollerai mica, guarda che la prossima volta che ti viene una malattia te la tieni perché io non ti guarisco più, e il soggetto in quel contesto dice porca puttana mi tengo l'alieno così la prossima volta che mi viene il tumore se mi viene mi riguarisci una seconda volta e sono contento. Questo è fare il patto col diavolo sostanzialmente. Nel caso in cui si sia superata
Se siamo arrivati a questo livello, il soggetto è, sa, acquisisce consapevolezza che lui è il centro dell'universo e lui, attraverso il colloquio con la sua coscienza, può fare il miracolo, può creare quello che gli pare, con una limitazione. La limitazione è: se te devi fare l'esperienza di crepare perché ti schiaccia un tir per la strada, non c'è niente da fare, te dovrai fare quell'esperienza, quindi la coscienza si rifiuta di guarirti. Ma se quello non fa parte del bagaglio esperienziale, allora l'esperienza la fai. Voglio fare un esempio banale, due esempi. Il primo esempio, una dotta a un certo punto si trovava a parlare con se stessa di queste cose, e una notte sogna, e sogna cinque numeri, la cinquina. Questi cinque numeri glieli dà di notte la sua parte animica, che non ha la sede del tempo. Quindi dice: sabato, quando c'è l'estazione, usciranno questi cinque numeri. Lei li segna sul foglio la mattina, non li gioca, ed escono tutti e cinque numeri. Lei allora si mette in questo stato di concentrazione, richiama la sua coscienza e gli chiede: perché non ho vinto? E la coscienza gli dice: perché il tuo karma non è questo, te non devi mica vivere da ricca. Io ti ho solo fatto vedere, perché te ne avevi bisogno, che io ci sono, che io esisto e che io posso fare quello che mi pare, perché io e te sono io, ma te hai deciso di fare la vita da povera, da normale, non da ricca. Quindi sappi che io so fare queste cose, ma io che sei in te non lo vogliamo in realtà fare. Secondo esempio: ragazza addotta, cacciata dal marito di casa e dai figli perché denunciato la sua adduzione, il marito non comprende, la crede pazza e la caccia di casa. A questo punto lei ha delle problematiche di tipo monetario, cioè, e l'unica possibilità che aveva di rimanere attaccata alla società era quella di parlare con il computer attraverso Facebook, attraverso il telefono, queste cose, e il computer gli si rompe. Durante la notte lei sogna tre numeri, gioca tre numeri e vince 325 euro, l'esatto costo del computer che aveva visto due sere prima in negozio. Né una lira di più, né una lira di meno. Questo per dire: quando ti serve la coscienza funziona, quando non ti serve la coscienza ti fa crepare perché te devi fare quell'esperienza. Come questo esempio che ha fatto ora mi aiuta nel collegamento con l'altro? Come noi abbiamo bisogno appunto di fare l'esperienza per arrivare in fondo e capire che la coscienza unica di cui abbiamo parlato l'ha già fatta su se, cioè ora noi siamo, l'ha già fatta una volta il ciclo di l'esperienza. È sempre la prima, ogni ciclo l'ha già fatto e l'ha concluso e si è ripetuto. No, certo. Allora, cioè noi siamo nel primo, nel secondo ciclo. Come noi, come ha detto ora, lo stiamo facendo, se ci arriviamo ora, poi possiamo ascoltare, cioè di vedere. Questo inizio e fine l'ha già fatto. Allora, com'è la questione? La questione è legata alla concezione del tempo. A livello di fisica quantistica, l'universo è non locale, quindi non esiste il tempo, solo che noi crediamo che esista. Allora, noi abbiamo due modi di vedere la cosa. Uno, proiettandoci ideicamente fuori dall'universo e vedere che il tempo non c'è. Una, vivendo all'interno dell'universo e vivendo l'idea che il tempo esiste. In questo contesto, nel tempo, siamo qui dentro, il tempo esiste, quindi tutte le nostre vite, tutti i nostri contenitori sono copresenti con il presente. Tutto accade in un unico istante, non come le lucine dell'albero di Natale. Le lucine dell'albero di Natale sono collegate in serie. Se se ne fulmina uno, le altre non si accendono più. Noi siamo fatti in parallelo. Cioè, se se fulmina una lucina, le altre vanno avanti. Pensa che l'esperienza della coscienza ha creato l'universo in un modo in cui non c'è possibilità di fermarsi.
in qualche modo. Non ci sono errori nella macchina. In questo contesto, sulla timeline, quello che accade a me dell'antico Egitto è la stessa cosa che accade a me nell'anno 4500. Quando noi si chiede al soggetto addotto la prima volta che ti hanno preso, una volta mi ricordo l'ingegnere a cui facevo riferimento prima, è lì, è in un bosco, è seminudo, ha un bastone in mano, sta dormendo ed è un uomo della pietra. E si accorge che vengono loro e ti racconta l'abduzione di un uomo della pietra. Perché? Perché la sua coscienza di uomo della pietra, dell'ipotetico passato, è uguale alla coscienza sulla timeline di ora. Di ora ti prendo. Se prendi quell'uomo e alla Brian Wales lo curi dicendo non ti fai più prendere perché questa è una fregatura, automaticamente guarisci su tutta la timeline, perché la coscienza è sempre la stessa. Quindi in realtà non è che si impara una cosa ora, un'altra cosa dopo, un'altra cosa dopo, si impara tutto subito, ma in milioni di modi diversi, con infinite tipologie di esperienza, il cui unico compito è quello di farti capire quella cosa lì. Quindi, se devi fare l'esperienza della martellata sul piede, in una vita c'è la martellata sul piede, in un'altra vita ti passa una macchina sul piede, in un'altra vita avrai tre piedi, in un'altra vita e così via, ma tutto legato a quell'esperienza lì. E tutte queste vite accadono nello stesso momento, quindi, cioè... Questo è quello che sono vite passate. Quando noi siamo fuori, perché quando siamo fuori dall'universo, Alan Aspect dice che c'è un solo istante in cui l'universo è stato creato, il presente, e l'universo finisce. È sempre lo stesso istante. Quindi, sì, aggiungo questo. Noi siamo i creatori dell'universo, però noi non creiamo ora questa porta, oppure la sua sparizione. Noi abbiamo creato tutto nell'unico istante in cui esiste. L'inizio, che è anche in questo momento. Quello che facciamo ora è, di tutti i percorsi che abbiamo creato, che sono infiniti, in questo istante possiamo scegliere quale utilizzare. Ma il momento di creazione è avvenuto all'inizio. In realtà, siccome l'inizio è anche in questo momento, noi si dovrebbe dire da dentro che stiamo creando le cose che succedono. Ma in realtà la vera e propria creazione, vedendo tutto da fuori, l'abbiamo fatta subito, tu. E qui all'interno noi sentiamo solo il percorso che decidiamo. Quindi esiste questa idea che si chiama libero arbitrio. Che cos'è il libero arbitrio? È l'esigenza di credere di poter scegliere. Non è così. Ma non perché noi non possiamo scegliere e quindi esiste la non scelta, perché se fosse così esisterebbe Dio. Il fatto che noi si abbia bisogno di credere che possiamo scegliere è legata alla parola bisogno. Il bisogno noi non ce l'abbiamo. Nell'istante in cui abbiamo bisogno vuol dire che viviamo in separazione con quella cosa lì. Se noi sappiamo di essere tutto vuol dire che non ci manca niente. Quindi se sappiamo di essere tutto e ne abbiamo consapevolezza e coscienza, non abbiamo nessun bisogno. E quindi si comprende che il libero arbitrio, l'esigenza, la necessità di credere di poter vivere o di volere il libero arbitrio, è un'esigenza di quanto noi non abbiamo ancora capito niente, perché la coscienza non ha bisogno di decidere nulla, perché non fa niente, non va in nessuna direzione, quindi non ha bisogno di manifestarsi attraverso il libero arbitrio. Si ricollega molto a questo discorso, no? E infatti la mia domanda, che mi ha risuonato anche durante la conferenza, era cercare di capire come, attraverso questa esperienza, no, che noi dobbiamo fare per acquisire consapevolezza e coscienza, come si possa partire, no? E quindi nel tentativo anch'io di indagare la mia consapevolezza, la mia coscienza, ho cercato di andare prima a quando ho fatto il TCT e ho, diciamo, come la sensazione come se questa timeline fosse stata attivata da un'altra me in un altro tempo, che in qualche modo possa aver spinto, no? Anche nell'arrivare a certi sogni, certe domande. Sì. Certe riflessioni personali, e quindi io mi chiedo, ma chi fa questo percorso di evoluzione esperienziale e consapevolezza? Lo fa sganciato dal libero arbitrio, no? E allora che cos'è
chi è che veramente ci porta a farci queste domande giuste? Non so se... Allora, Brian Weiss è uno psichiatra americano, il quale, come tutti gli americani, poi ci può fare i soldi sulle cose che fa, proprio perché gli americani usano questa spend time, cioè io spendo del tempo, come se il tempo fosse comprabile, no? Questa è, già ti fa capire gli americani a che livello di coscienza sono. Però lui inventa una cosa interessante. Siccome te hai un problema e vai allo psichiatra, lo psichiatra con la ipnosi regressiva ti fa tornare a quelle che lui crede che siano le vite passate, perché non ha capito che sono invece le vite copresenti con il presente, e te c'hai un problema da risolvere, ma non sei in grado di tirarlo fuori perché il tuo inconscio ti vieta di fare questo per un processo autoconservativo, cioè se io rivivo il mio problema, risolto. Se risolto, chiaramente io non voglio risoffrire e quindi il loop non mi permette di guarire, perché guarire si fa solo passando attraverso la consapevolezza del momento in cui è cominciata a soffrire. Questo è l'aspetto fondamentale sul quale io non sono d'accordo con gli psicologi, no? Perché lo psicologo ha un sacco di soldi ma non vuole che tu risoffra. Se non vuole che tu risoffra, te dopo 10 anni sei lì che non hai sofferto. Invece lo psichiatra non ne parliamo nemmeno, pensa che tu sei un pezzo di carne e che quindi tu non potrai guarire perché il cervello è molto complicato, quindi ti dà delle pasticche, semplicemente così non rompi coglioni i tuoi parenti. Questo è lo psichiatra. Lo psicoanalista è quello, la nuova teoria psicoanalitica è quella che attraverso anche strumenti come la programmazione neurolinguistica ti permette di andare a rivedere lo stato in cui ti hai sofferto e riprogrammarti, dice il PNLista, ma in realtà è acquisire la consapevolezza che quello che è successo non è un trauma e che quindi è inutile che tu te lo porti dietro. Questo è l'aspetto fondamentale. Allora, Brian Weiss usa inconsapevolmente, ma è funzionale, questa tecnica. Non sei te che devi rivivere quello che è successo, è un altro. L'altro è te che hai vissuto 5 anni. E così il te che vede l'altro è come se fosse un altro. È come in qualche modo sei sganciato dall'idea emotiva che in qualche modo ti possa... Sì, è vero che soffre, ma soffre l'altro. Poi te ti accorgi che mentre soffre l'altro stai soffrendo te perché sei te quello che soffre. Il PNLista hanno inventato un trucco che funziona benissimo. Ti ricordi le cose in bianco e nero. Perché? Perché ricordarsi le cose in bianco e nero prevede di alterare quella parte di corteccia cerebrale che usa i colori, che è la stessa parte di corteccia cerebrale, hanno scoperto i neurofisiologi, che dà il via alla parte emotiva, al pathos. Quindi nell'istante in cui tu hai disattivato spontaneamente ma inconsapevolmente quella parte, mi sto ricordando tutto in bianco e nero, la parte patologica non viene fuori e te ricordi di te mentre ti stanno ammazzando tranquillamente come se fosse un altro. Questo è il trucco nuovo, moderno della programmazione neurolinguistica. Quindi in questo contesto il trucco è fai ricordare a un altro quello che è successo a te. In psicanalisi si usa anche il sistema delle 3 sedie. Arriva il soggetto e si siede su una sedia e recita il suo ruolo. Poi il psicoterapeuta ti fa sedere su un'altra sedia, quella del tuo babbo. E tu è come se vedessi le cose come se fossi tuo babbo. Poi la 3ª sedia, quella della tua mamma e così via. In un modo molto semplice, che poi è lo psicodramma di Moreno, rivisto in termini banali, caserecci, è quello che succede all'interno di un test che noi chiamavamo... come lo chiamavamo? Simbad. Ah, un Simbad, sì. È il problema delle gocce, eh? Simbad. In questo che è un acronimo, vuol dire sistema per liberarsi degli alieni, Simbad, definitivamente. È un psicodramma di Moreno all'interno della tua testa. Immaginati di essere in teatro televisivo e tu essere il conduttore con il microfono in mano, c'hai le telecamere e tu perdi tempo a immaginare questa stanza e stanno per accendersi le telecamere, tu ti immagini tutta questa stanza e la immagini nella testa, stanno per accendersi le telecamere, può darsi che ci sia il pubblico, può darsi che il pubblico sia a casa, come decidi te, come ti pare.
c'è il regista, la cabina di regia, le luci, e che cominci 1, 2, 3, 10, pum, parte la trasmissione, e te nella tua testa ti vedi che fai questo, visto da una delle tante telecamere. Signore e signori, buonasera, siamo qui per parlare questa sera di una cosa molto importante. La cosa molto importante è la mia situazione. Per parlare di questo io ho invitato tre ospiti che faccio entrare la mia anima, la mia mente e il mio spirito. Si aprono le porte e sono tre cose. Che si siedono. E te cominci a vedere come queste tre cose interagiscono tra di loro all'interno di questo psicodramma che ti stai vivendo. E all'interno, allora signora anima, un giorno tu e allora si è scoperta una cosa interessante. Prima di dire con l'orchestra di Microflash, questa cosa, la parte emica è sempre vista da zitto, la parte maschile, cioè la parte spirituale, era sempre vista di rosso, e la parte mentale era sempre vista di verde, che sono i tre colori fondamentali, RGB, tra parentesi, no? Del nostro televisore, ma che sono i tre colori fondamentali dell'archetipo del maschile e del femminile e della mente. La mente è l'acqua. Ecco perché dicevo prima, quindi il colore verde, non blu. Il blu è l'animos, l'anima, l'anemometro, il vento. Il colore dello spirito è il fuoco. Le suore di clausura sognano, quando nei loro racconti sognano la distruzione della terra, sognano la parte spirituale, cioè il maschile che distrugge il mondo, la meteora di fuoco che casca sulla terra. Il sogno dell'onda, la grande onda, è il sogno della mente. La grande onda, te sei lì e vedi tutti gli altri che muoiono affogati, ma te sei lì e vedi che la mente, cioè tutti i processi mentali che oggi la televisione in qualche modo cerca di proporti, distruggono tutta la società. Te ti rendi conto che la mente è il pericolo. La parte animica sogna il twister, cioè il fenomeno atmosferico che ti entra in casa, ti devasta la casa, si aprono le finestre, succede un casino, ma è l'unico sogno in cui non muore nessuno. Perché? Perché la parte animica non può morire, quindi dentro il sogno del twister non c'è l'informazione della morte. Ecco, nel Sinbad questi personaggi a un certo punto dice sì, cioè viene qualcuno a prenderci, ah sì, allora vediamo, regia, faccia entrare gli alieni. Si apre la porta e te che non hai mai visto un alieno, perché non te lo ricordi, si apre la porta ed entra l'alieno. E entra così come è fatto, perché il tuo inconscio lo stai costruendo, perché tu stai prendendo le informazioni da quel bagaglio culturale che te hai. L'alieno è fatto così. E la parte animica in quell'istante prende consapevolezza che l'alieno è fatto così. Chi è quello lì? E quello è quello che mi viene sempre a prendere. Interroghiamo l'alieno. E l'alieno parla e dice delle cose. E lo psicodramma si svolge. E in questo contesto, facendo uno psicodramma di questo tipo, sembra che il problema in qualche modo non sia neanche il tuo, perché è un problema televisivo. Sembra un grande show. Ma in effetti questo ha la realtà. Perché questo è un grande Truman Show, questa è una grande Matrix, quindi nei sogni, quando il sogno come viene interpretato in modo allegorico, ma con delle chiavi geometriche precise. Arriva il treno che è il treno della vita, il treno della vita, che arriva dal passato e va verso il futuro e tu hai difficoltà a salire sul treno, non ti si apre la maniglia, in un sogno dopo il treno arriva in ritardo, non hai il biglietto, non puoi salire. Questo rappresenta il problema di qualcosa che non ti permette di procedere nella vita. Sali sul treno e il treno comincia a correre indietro, cioè tu hai paura di andare nel passato, c'è qualcosa che ti impedisce questo. È solo una problematica di tipo geometrico. L'automobile, tu sei in automobile e con te ci sono altre due persone, una parte femminile e una parte maschile che sta dietro. E l'automobile, che è la rappresentazione del corpo, come a volte la bicicletta, che è la rappresentazione del duale, spirito e anima, e te ci sei sopra, in qualche modo è la rappresentazione, e la strada è la rappresentazione della vita. La strada com'è? Di fango, sassosa, libera, ci sono dei camion che ti vogliono venire addosso, e caschi nell'acqua del fiume che c'è vicino. Quindi il problema è che ti stai facendo delle seghe mentali, per cui acqua.
tutta questa cosa qui è importante e c'è la chiave di lettura anche per interpretare i professori. Prego. Allora, volevo capire, no? Nel TCT infatti noi facciamo questo esercizio di scomposizione di queste tre parti. Sì. Ma la parte che osserva queste tre parti sarei, è una parte di coscienza, quindi siamo in quattro. Sì, no. Allora, qui c'è il grande Usilis. Allora, la domanda è assolutamente pertinente. In realtà, cioè, o meglio, che cos'è che vede le tre parti? Per rispondere a questa domanda, bisogna ricordare che l'universo è non locale. Cosa vuol dire questo? Attenzione, perché qui la parola si può. L'universo è non locale, vuol dire che le tre parti in realtà non si sono mai divise, mai, ma noi le vediamo divise perché è la nostra consapevolezza che le vede divise. La nostra consapevolezza è la coscienza originaria che ha perso consapevolezza di sé e che si vede a specchio, in uno specchio che è quello del loro test, come essa è fatta, come essa crede di essere fatta, e si vede divisa. E si vede divisa perché da quando nasci e vai a scuola ti dicono che sei diviso, buoni e cattivi, acceso e spento, eccetera, eccetera. Come cominci ad andare a scuola la tua vita è finita perché da lì in poi ti insegneranno solo cazzate. Non è vero, la vita non è questa. La vita è, siamo tutti un'unica cosa. Allora in quell'istante la coscienza, per esempio, noi cosa facciamo? Creiamo e viviamo in realtà tutti i giorni come se fosse uguale. Abbiamo sempre creduto che ci fossero i buoni e i cattivi, i ricchi e i poveri, queste cose qua. Ma questa cosa la vediamo così perché noi la creiamo così. La creiamo così perché crediamo che debba essere creata così. Perché qualcun altro ci ha detto creala così e noi inconsapevolmente ci siamo andati dietro. Questo grande strumento che è la televisione permette di farti credere inconsapevolmente che le cose sono come ti dice la televisione, così che gli altri che comandano la televisione, attraverso la televisione ti fanno creare a te il loro mondo, un mondo sulla dualità, cioè un mondo che in realtà non esiste, perché la dualità e la separazione non c'è in questo contesto, quindi te crei l'idea di quello che ti sei fatto. E quindi all'orso degli stati in cui vedi che la realtà non è quella, allora ecco che le tue tre sfere si riuniscono. Ma in realtà, siccome esiste un unico istante nell'universo, le tre sfere non si sono mai divise. Ti appaiono divise perché ti hai perso la consapevolezza di te. Riacquisisci la consapevolezza di te e le tre sfere ti appariranno unificate. Ma non è che si sono separate e si riuniscono, solo che acquisire consapevolezza è fondamentale, sono di là che non lo fai. Ma quindi, come si pone il concetto di ego, no? Quella parte di me che diciamo, quale poi noi ci identifichiamo, io. Quindi il mio io è nella mente, quindi l'ho proiettato lì, allora, o in realtà fa parte, no, certo, e quindi non esiste perché in realtà non esiste, perché siamo tutt'uno. Quindi l'ego è anche una finzione. Sì, l'ego è una finzione, ma questa finzione la possiamo capire con una chiave di lettura un pochino più adatta ora. Noi non abbiamo un ego, ne abbiamo tre. Un ego mentale, animico e spirituale. Che cosa succede, per esempio, nell'intera del color test? Quando te dici al soggetto, ora, perché non riunificate la parte spirituale non vuole? La parte spirituale dice, no, ho sempre comandato io, ora che faccio? Comanda quella. Guardate che questa storia noi la ritroviamo nella favola e nel mito. Nella favola il bel principe azzurro, che poi scopriremo essere un principe rosso, è diventato azzurro solo perché nel Settecento il colore rosso e blu erano invertiti. Il maschio era rosso e il blu era femminile. Quando Shiva crea l'uomo e la donna, gli partono due raggi, uno rosso e uno blu. Quello rosso crea l'uomo, quello blu crea il femminile, dagli occhi. Poi nel Settecento, per problemi di natura commerciale, hanno cambiato i colori. Pensate. Piccola parentesi. I tre ego, la parte spirituale non vuole, ho sempre comandato io, ora vuol comandare lei, e da lì si capisce un'altra cosa, a livello psicoanalitico, che è importantissimo, perché la chiave di lettura che sto fornendo è estremamente potente, che la maggior parte delle femmine, che non sono donne, femmine è una cosa, di femmine ce ne tante, di donne ce ne poche, come maschi e uomini, i maschi ce ne tanti, gli uomini ce ne pochi.
A questo punto si potrebbe citare Hillman, Norman, gli stati di crescita del femminile, no? Lo va a vedere sul libro Astrolabio editore, scopre che questo Norman ha categorizzato, una cosa che alla femmina non piace essere categorizzata, però in tre aspetti fondamentali la parte del femminile. Il principe azzurro va e salva la principessa, e nella storia la salva la strega, che potrebbe essere anche la sua mamma, ma potrebbe essere anche l'alieno, la salva dal drago, la salva la creatura tremenda che la prende. Sostanzialmente è la parte animale che viene presa dall'alieno, o dal falso dio, dall'arconte, come si diceva nella Pistis Sophia. E la parte spirituale, che sei il maschio che è dentro di te, ti salva. Arriva sulla torre e ti dice: ora, cara principessa, ti ho salvato. Finalmente potrei venire a casa mia alla Maria. Scusa, allora la usiate la dietro, ma dopo, che me frega? In quell'istante si capisce qual è il problema. La parte animica ha un ego, la parte spirituale ha un altro ego. Questi due devono rinunciare al loro ego. E qui fanno fatica, perché rinunciare all'ego non vuol dire rinunciare alla propria identità. Vuol dire ricordarsi che ti avevi un'altra identità prima, l'identità della coscienza integrale. Questo va ricordato, solo ricordato, non imparato. A questo punto ecco che la coscienza integrata si può veramente integrare, se no non funziona. Prego. Se la coscienza è fatta di queste tre parti, perché la parte animica non è in tutti? La parte animica non è in tutti. C'è una risposta. Che però è una mia risposta, quindi diciamo quello di cui io credo di essermi accorto. L'universo in cui viviamo, il mondo in cui siamo, è un universo prettamente maschilista. Troviamo il maschilismo nella politica, nell'industria, nella società, nella religione, dove il maschile ha sempre predominato. E di cosa ci rendiamo conto? A mal partito ci rendiamo conto di una cosa fondamentale, che in questo istante la parte animica è estremamente frustrata e sostanzialmente relegata ad un ruolo secondario. Perché? Perché l'alieno vuole questo, e l'alieno ha imposto, con la cultura che ha sempre imposto su questo pianeta, che le cose andassero così. Nel film di Dan Brown, se voi ci fate caso, e la Chiesa si incazza, perché la Chiesa si incazza? Dan Brown dice: ma io ho fatto un film, a me che mi frega, è vero, Dan Brown ha fatto un film in cui si vedono determinate cose, c'è un linguaggio allegorico molto chiaro. La immortalità si trasmette attraverso la femmina. Questo è quello che il Vaticano non vuole far vedere. Ed è per questo che si incazza con il film di Dan Brown, dove il santo grale è il sangreal della stirpe dei Merovingi, che nell'antichità erano i Merovingi, perché poi i re di Francia, chiaramente sempre di Francia, non siamo re di Francia perché siamo figli di Gesù, quindi noi siamo i figli di Dio, quindi siamo qui a regnare in Francia e nel mondo, il re sole, perché Dio ci ha detto di regnare, no? Funziona così, anche Saddam Hussein diceva: mi è comparso alla di notte e mi ha detto di fare la guerra agli americani. Quindi poi davamo sempre la colpa agli dèi, del bene e del male la colpa è loro. Questo è il problema del fatto che gli dèi servono all'uomo per scaricarsi della responsabilità delle loro azioni. Quando te comprendi che sei te Dio, questa è la tua responsabilità di tutto quello che fai, e questa cosa viene accettata male da noi. Per questo non si può accettare che Dio siamo noi. In quel contesto perché non tutti sono amici? Perché non tutti sono amici? In quel contesto la maggior parte delle femmine su questo pianeta è maschio. Cioè te prendi una femmina e gli dici: te sei una manager di industria, assumeresti un maschio o una femmina? Assumerei un maschio, la femmina non va bene. Quindi la femmina è il primo maschio maschilista che c'è. Perché? Perché la sua parte maschile è più gonfia, più potente, più grossa, e la sua parte femminile è estremamente frustrata. Non a caso, la mia idea è
Il 68 è stato un fallimento dal punto di vista del movimento femminista, perché la femminista che cosa ha fatto? Ha cercato di diventare come il maschio, e che cosa ha ottenuto? Di fare i militari. Cioè, secondo me è una cazzata, ma è più così. Però si poteva anche scegliere che il maschio non faceva più militare, no? Che mi sembrava meglio. Ecco, da questo punto di vista allora, perché le cose stanno così? Le cose stanno così perché l'alieno su questo pianeta ha creato, attraverso la massoneria e attraverso chi viene vestito dalla massoneria, una civiltà sempre prettamente maschilista, dove il femminile, anche l'uomo, doveva essere castrato. L'uomo che piange, no, è una femminuccia, te lo insegnava a scuola e nei tempi non si piange, il maschio deve essere un maschio. Una cazzata della Madonna. Allora a questo punto quello che succede è che la parte animica si rifiuta di entrare in quei contenitori dove la parte spirituale è troppo gonfia, troppo piena di sé, perché lì sa che non ci farà vita. E da questo punto di vista ci possiamo chiedere anche: ma perché l'alieno non ha parte animica? L'alieno non ha parte animica proprio per questo motivo. La parte animica lì dentro non ci va, farebbe una vita infernale. E quindi da una parte la parte amica sceglie, ma dall'altra parte c'è il contenitore che non vuole che la parte amica entri. Questo è il movente, e alla fine il risultato finale è: solo il 20% degli esseri umani su questo pianeta dovrebbe avere questa parte amica. Non è che gli altri non ce l'hanno, diciamo che gli altri hanno la parte amica quando è scesa. È in stand-by, perché alla fine dell'universo, la geometria dell'universo prevede che ognuno ha una parte animica, quindi si aspetta che queste scendano. È come un posteggio con tre macchine, gli altri 100 posti vuoti, ma si aspetta che arrivino gli automobili. Allora però, che faccio? Devo aspettare Mari Draghi? Non ci penso nemmeno, ci vogliono altri 15 yuga prima che Mario Draghi capisca la cazzata che ha fatto in questa vita. Allora io il mio percorso di vita lo faccio e lo termino, tanto tutto accade in un unico istante. Quando siamo fuori dall'universo tutto accadrà in un unico istante, e il resto, una volta usciti da questo contenitore, quello che ti vedi è il tempo che collassa in un unico istante. E quindi solo se rimani qui, se non vuoi morire, patisci inutilmente. Più fai fatica e cerchi di non morire, più la morte ti si presenta in un modo estremamente doloroso. Perché i faraoni dei vivevano 4.000 anni, i semidei 2.500 anni e il faraone normale viveva 300 anni. E poi 90, 80, 70. Perché a fare la fotocopia della fotocopia della fotocopia, cercando anche attraverso le tecnologie che gli alieni di allora mettevano a disposizione, l'informazione non passa più. E a questo punto che fai come la pecora Dolly? La pecora Dolly è vissuta 2 settimane. Perché clonando la pecora Dolly e tutte le cellule della pecora Dolly, hanno clonato anche l'età della pecora Dolly. E quindi quando la pecora Dolly è nata, le sue cellule erano già di 3 anni. E quindi la pecora è morta subito. Questo è quello che succede. Guardate che nel secondo principio della termodinamica, l'entropia, c'è scritto tutto. Bisogna morire, perché se no non si fa l'esperienza. Per questo motivo il discorso animico che si può rifiutare magari, no, di entrare in un corpo dove è troppo forte la parte maschile, sì, è per questo motivo che possono venire alterati i colori del TCC. Questo è uno dei motivi, ovviamente. Non solo, ma dove non c'è parte animica, la terza sfera non si presenta. Questa è una cosa chiara. Ci sono solo 2 parenti e la terza non c'è. Allora quando noi facciamo sperimentazione, gli dicevamo: guarda fuori della stanza, guarda se fuori della stanza c'è. E in effetti fuori della stanza c'è. La parte animica è fuori della stanza, è la tua parte animica, che però non è scesa nel contenitore, la stanza. E allora che prendi la parte che dici, perché non scegli? E la parte animica ti dice: io il vetro non ci voglio andare, il vetro si fa. Io sto qua, e allora devi fare la psicoanalisi, devi guardare, devi venire, devi fare la consapevolezza di te, devi fare tutto un discorso, devi convincere, sennò questa non scende.
così puoi recuperare la tua parte animica anche se ad origine non ce l'avevi. Anche un colore alterato, tipo, no? Se la parte animica dovrebbe essere un po' azzurro, allora l'alterazione magari viene ciano. Certo, l'alterazione dei colori blu, verde, azzurro, se si altera in ciano, giallo e magenta, con tutte le varie sfumature, vuol dire che c'è una patologia psicoanalitica. Se il blu, verde, azzurro si trasforma in azzurro, verde, blu, sei nel problema dell'addizione. In 30 secondi hai capito. In 30 secondi. Cioè, se sono invertiti. Sì, perché ora si entra in un discorso di fisica. Dei colori. I tre colori sono tre vettori che stanno a 120 gradi in un cerchio. Quindi rosso, verde, blu, come il simbolo della Mercedes. Rosso, verde, blu. Allora, in questo contesto, la parte spirituale deve essere rossa, perché se è ciano, giallo, magenta, allora correggiamo il colore, e nella correzione del colore all'interno del DCT tu ti autocorreggi immediatamente e guarisci da qualsiasi cosa tu abbia. Immediatamente il soggetto psicolabile, che era schizofrenoide, aveva mente nera, spirito rosso e anima blu. Mente nera vuol dire, e lo specchio è uno specchio di emissione, quindi la mente nera vuol dire che tu stai prendendo tutte le informazioni all'esterno, ma la tua mente non è in grado di comunicarle all'esterno. Quindi, siccome la mente è l'anello di comunicazione tra la parte spirituale e la parte animica, tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, attraverso il lobo palloso, queste due parti non si parlano tra di loro, quindi non c'è logica nei discorsi che fai. Esempio, oggi piove, come mai? Perché uscendo di casa per terra c'era una farina gialla. Dice, ma che c'entra? Ieri non avete piovuto, e infatti non ho trovato la pallina gialla per terra. Cioè, se non ci stai attento, sembra un discorso logico, in realtà è da schizofrenici. Questo è lo schizofrenico. Allora, prendi lo schizofrenico, prendi la mente nera, ci parli e la convinci a tornare del colore che era prima. E lei dice, che colore era prima? Verde. Ah, bene. E come si sta a verde? Verde si sta meglio, allora rimane verde. Da quel momento in poi il soggetto che usciva da quella sperimentazione e che si drogava dalla mattina alla sera ha smesso di drogarsi, ha smesso di psicofarmaci, non prendeva più il metadone ed è stato benissimo senza nessuna crisi di rigetto per 2 mesi e mezzo. Dopodiché è ritornato nel problema. E io non capivo perché, ma io capivo allora perché. Perché in quell'istante non basta correggerti i colori delle pallette, devi chiedere alla palletta. Come mai sei, hai cambiato colore? Quando è che hai cambiato colore? Qual è il trauma che hai subito nel cambiare colore? E gli fai la psicoanalisi alla palletta della mente. Guarisci la palletta della mente e lei non cambia più colore. Funziona che aveva detto. Questa parte qui è importantissima. Perché magari ho fatto impressione, devo usare questa tecnica. Che ha questo potenziale di sì, cercare, si fa risolvere anche dei pensieri. Sì, questa cosa qua. Guardate che ho il sentore, non voglio allargare su questa problematica, ma ho il sentore, perché qua ti dico la prova fatta, che con questa tecnica si possono curare in 5 secondi gli autistici e gli anoressici, o meglio le anoressiche, perché l'anoressia è una malattia che va al femminile. Come si fa a visualizzare il colore di queste parti? Da sotto, è un colore che io ti dico, accendi le tre pallette e quelle tre pallette avranno il colore che devono avere. Inconsapevolmente ti diventi il colore giusto sempre. Se te cerchi di forzare il colore non rimane, che ti giri un attimo a guardare la pallina della mente, ti giri la pallina dell'anima già tagliata fuori, non ce la fai a tenerla nel colore che vuoi te. E la palletta della mente, dell'anima e dello spirito scopri che fanno delle cose loro, che hanno coscienza loro, che te dici, ma come, cosa sta facendo? Cioè, capisci che non è una simulazione se non te non la piloti a un certo punto. La gestisci, ma non la piloti. Perché le tre palette fanno quello che vogliono loro, se non si vogliono unire col capo delle tre palette. E questo ti fa capire che non è un qualcosa di artefatto, che te lo fai secondo quello che è la tua volontà. Se le palette non si vogliono unire, non c'è niente da fare. La palletta che ha paura, che non si vuole presentare, ci sono loro, ci sono quegli altri uccidi, io non vengo.
se vengo loro mi vedono e mi prendono, te lo dico subito, lo dice subito. Cioè, qua in fondo c'è me. Voleva parlare questo ragazzo. Una domanda, mi scusi. Che correlazione c'è tra alcuni sogni che vengono fatti e il partner che si è accanto e quindi il contatto con le mucose? C'è una correlazione particolare? Dunque, perché mi dici il partner che c'è accanto? Sì, il partner con cui uno... E perché mi correlazioni il partner con le mucose? Cioè, con il rapporto sessuale. Ah! Dunque... Dunque, il rapporto che c'è tra il fenomeno intuitivo e i rapporti sessuali è un problema, perché i soggetti, sia maschio che femmina, hanno dei ricordi strani su soggetti che hanno avuto a che fare con i genitali. Quindi la femmina non riesce mai ad ottenere alla fine un rapporto sessuale convincente fino in fondo, perché ha paura di quella cosa che non ha capito cosa gli è successo. E il maschio solamente subisce il fascino dell'orientale, perché ricorda queste strane persone che avevano gli occhi fatti così, e questo era in qualche cosa legato a un prelievo di sperma che si fa con una specie di macchina che sembra quella per mungere le mucche, che è attaccata sempre al solito posto e che scende, e che ragazzi di 15 anni, 14, 13 ai miei tempi, perché ora tra poco a 5 anni hanno già avuto 5 partner, però rimangono stravolti questi qui, e quindi nell'istante in cui poi cercano di avere dei rapporti delle ragazze, un casino, succede sempre un casino. Quindi questo è quello che posso dire di più in zona. Ora stanno noi una cassata, mi viene in mente, andiamo avanti con qualche io sono rimasto probabilmente a quello che lei ha chiamato il periodo romantico, perché sono rimasto a Peter Colosimo e al Giornale dei Misteri. Non so se il Giornale dei Misteri era un organo di divulgazione della... Infatti siamo negli anni 70, dopodiché ho fatto anche parte di un piccolissimo gruppo ufologico per questi shock e quant'altro, però ora mi rendo conto che effettivamente sono rimasto alla parte romantica. Oggi vi chiedo a questo punto una domanda banale: nelle sue ricerche, esperimenti e quant'altro, e questa è la parte un po' anche di curiosità, ha trovato dei legami tra quelle persone interessate all'attenzione quali caratteristiche devono avere queste persone? Perché potrei anche immaginare che domani possa essere io, no, la persona attenzionata, può essere lei o qualcuno di noi. Uno, questa è una curiosità. Poi tocco due domande secche che però riguardano aspetti un po' più, diciamo, profondi. Il problema del tempo, il timeline, che secondo me è una fisica quantistica, la relatività e quant'altro, è legata allo spazio-tempo. Oggi la ricerca si sta orientando sulla scoperta dei raggi di luce che scoprono, vengono da milioni e milioni di anni fa. Quindi, ecco, probabilmente c'è che relazione c'è tra questi due concetti. E un altro aspetto, al di là dei risvolti psicoanalitici, che collegamento c'ha la nostra nozione o concetto di destino, per esempio. Sì, sì, il famoso karma, ragazzi, come dicevo. Deve succedere, insomma. Sì, sì, sì. Allora, il problema tipologico. Io solamente dopo essere uscito dal Centro Ufologico Nazionale, dopo aver conosciuto tanti anche ufologi che gravitavano intorno al centro, e dopo tanti anni mi sono fatto una convinzione. La convinzione è che la maggior parte degli ufologi, anche inconsapevolmente, era all'interno del problema adottivo.
Forgione, in tutti tra i fratelli, da un sbagliata, c'è scritto anche un libro che ieri mi hanno salvato la vita, dimostrando che non ha fatto mazza. Quegli altri, più o meno legati all'aspetto angiologico del problema, Caia, fino al collo, lo stesso incontro con Giovanni, per carità di Dio, il suo babbo, Eugenio Siracusa, babbo in senso spirituale, Pablo Aio, esperto di ricostruzione ufologica a computer. Io, se no, sì, Pablo Aio poi quando mi sente dire queste cose impazzisce, perché l'alieno che ha dentro di sé non vuole che dica queste cose. Ma poi un giorno mi incazzo, sarà la fine, prendo la registrazione dell'ipnosi che io feci con Pablo Aio con testimoni e la schiaffo sulla rete. E allora dopo vediamo come Pablo Aio se la cava. Insomma, erano tutti legati alla problematica ufologica, chi più, chi meno. Tutti all'interno di quella problematica inconsapevolmente cercavano la realtà di se stessi attraverso il mondo. Fondavano gruppi ufologici, fondavano, scrivevano articoli su questa cosa, erano impegnati in questa cosa. L'alieno è dappertutto e vuole anche dominare attraverso i suoi burattini tutta quella che è l'informazione ufologica su questo pianeta. Questo era il problema. Il problema dell'universo. La realtà dell'universo è in discussione tutt'oggi, ma la, secondo il mio modesto punto di vista, la migliore descrizione fisica dell'universo è un universo olografico, dove l'ologramma è una cosa dove non esiste la massa, quindi la materia condensata come la conosciamo noi, non c'è, è un'idea che noi ci siamo fatti. C'è l'antimateria. Dove quello che non si è, secondo me, capito è che esiste non solo il fotone, ma esiste l'antifotone, che in realtà almeno 200-250 fisici nel mondo pubblicano articoli scientifici su giornali di fisica con la presenza dell'antifotone. Ma il fotone e l'antifotone nella realtà duale di questo universo sono un unico oggetto, un oggetto che passa da materiale ad antimateriale con una tecnica che, se ci avessimo la lavagna e un'oretta, vi spiego, però non mi sembra il caso. Quindi il fotone e l'antifotone è come se questo oggetto fosse mezzo blu e mezzo verde. Scusate, mezzo blu e mezzo giallo. E te vedi, blu e giallo, blu e giallo, blu e giallo, blu e giallo, tu non vedi, blu e giallo, vedi il verde, che è il fotone virtuale, il fotone che non ha massa, il fotone che non ha carica, ma se te lo fermi a meno 273 gradi sotto zero, il fotone o si blocca come fotone, o si blocca come antifotone, e te vedi che sono due, in realtà, le facce della miraglia. Ed è proprio la presenza del fotone e dell'antifotone che ti permettono di dire all'interno dell'universo noi crediamo che esista il tempo, perché il passaggio fotone-antifotone è il clock, è l'orologio che ha creato la realtà virtuale di un tempo che scorre. Questo viene descritto in qualche modo su alcuni lavori di fisica quantistica. Questo, la presenza dell'antifotone, spiega tutto, la natura del buco nero, la natura di alcuni esperimenti che ha fatto Wilder, per esempio in fisica, di cui non riesce a darsi ragione, il problema della velocità della luce, il problema della gravitazione. Voi sapete che la gravità non esiste, cioè noi le mele cascano per terra, ma questo lo diceva Newton, no? Newton, dove sta la gravità? Cioè, che cos'è il G, la forza di gravità? Non lo sa nessuno. Allora poi è andato Einstein che ha detto che c'è la piegatura dello spazio-tempo, perché la sua moglie gli ha fatto notare che la derivata seconda dello spazio era l'accelerazione. Quindi la forza è uguale a una massa per un'accelerazione. Ma l'accelerazione è anche la piegatura della funzione che studi. Quindi se esiste un'accelerazione, esiste una piegatura dello spazio-tempo. Da lì Einstein, la sua moglie era matematica, che poi l'ha abbandonato, ma gli ha dato la rivelazione, ti lascio, in quell'istante Einstein crea l'idea dello spazio-tempo piegato. Che meraviglia, aveva risolto tutto, c'è un piccolo problema, la NASA scopre che lo spazio-tempo è rigido, non c'è più la gravità un'altra volta, per fortuna arriva Verlinde e Maldacena che studiano
l'universo olografico e dicono la gravità è una forza entropica. Sapete cosa vuol dire questo? Che se la gravità è una forza entropica, l'entropia è la coscienza, la gravità dipende dalla coscienza. Ma questo è un discorso che farò a giugno a Cirieri, quando sarà in me. Questo per dire la seconda parte. La terza parte non me la ricordo. Il destino. Allora, no. Il karma non c'è. Noi siamo autori della nostra realtà. Noi siamo i creatori del nostro universo. In questo contesto capite che se noi siamo nel mondo diverso abbiamo dovuto creare, proprio perché non lo sapevamo, la figura di un Dio esterno. Crearlo perché questa è la parte di noi che noi non conosciamo. Quindi quando tu leggi i lavori di Riemann, quello che ha scritto anche il codice dell'anima, scopri che lui ha analizzato alcuni soggetti che vedevano figure mariane, figure sante in casa loro, e analizza due casi, e alla fine lui dice guarda che lui non ha visto la Madonna e non ha visto neanche la Madonna, lui ha visto quella parte di sé che non riconosce, ma che è la parte di cui lui è Dio, l'ha estraiettata fuori di sé e ci parla, ma prima o poi capirà che è lui stesso il Dio che ha estraiettato fuori. E lui a questo proposito dice, non glielo rompete le palle al matto, il matto prima o poi capirà questa cosa, la capisce e guarisce da solo. Questo dice Inman, poi, però ci vogliono, dice, in uno dei due casi che lui tratta, la cosa incredibile, il paziente è guarito ed è diventato psichiatra. Fate un po' voi. È peggiorato. Noi possiamo scegliere proprio perché abbiamo capito che noi siamo Dio, e nell'istante in cui si capisce questo, la responsabilità di tutta la nostra vita, momento per momento, attimo per attimo, perché capiamo che questo momento l'abbiamo creato noi, allora noi possiamo creare un altro, noi possiamo decidere cosa fare, noi istante. Se dicevo, proprio perché ho dato il tema della poesia, io lavoro con i ragazzi, se c'è stata durante questi anni una conoscenza forte di questo fenomeno, sicuramente maggiormente nelle ragazze, sì. Specialmente nel periodo di lockdown, com'è la correlazione? La correlazione è una correlazione di sono stato obbligato a stare in casa. L'anoressica è una ragazza che ha la caratteristica di avere in famiglia un padre padrone e una madre che ubbidisce. Quindi l'anoressica ha rifiutato il ruolo di femmina sostanzialmente, perché rivedendosi nella madre come una femmina che non interagisce, acquisisce il ruolo di padre. Infatti l'anoressica si trucca molto, si sta molto attenta alla parte estetica, chissà con la salute, perché in realtà c'è questo processo di castrazione che lei subisce sempre, volendosi sentire per forza di cose maschio. Vede che anche il ruolo di maschio non gli si aggrada e allora rifiuta sostanzialmente il cibo, perché il cibo lo dà il maschio in questa società, e quindi lei dice io sono oltre il maschile e femminile, io sono Dio, ma lo dice in un modo non consapevole di sé, e quindi dicendo io sono Dio, non ho bisogno di nulla, quindi da oggi non mangerò più. In quel contesto, se te vai a fare il triadecor test, scopri che la parte animica è femminile, la parte spirituale è femminile, cioè l'addotto femmina è una super femmina. E mi collego a un psichiatra americano che ha scritto un libro, La Santa Anoressia, lavorando e ricostruendo tutte le sante del 300 che erano anoressiche e che vedevano Dio, cioè il maschile che veniva, Gesù che veniva a parlare con loro. Questa volta è il femminile che nel mondo della deità vede la figura maschile, quindi ha in realtà bisogno, soprattutto perché non riesce a riconoscere la parte maschile che ha dentro di sé, che quindi si crea al di fuori, ma se la crea in un modo sbagliato, perché lei ne ha coscienza, il maschio perfetto, il maschio che non esiste. Qui bisognerebbe citare anche una serie di cazzate che ha scritto Alberoni, ma le lasciamo perdere perché Alberoni poi ha scritto delle anche stanzate. Sergio, noi siamo creatori dei nostri destini, dei nostri diversi. C'è un passaggio che non è chiaro, non ritorna, e se la coscienza
relazionandosi anche al discorso che ha fatto l'altro ragazzo del destino. Se la coscienza ha deciso di fare un'esperienza, che sia positiva o negativa, diciamo eventuale, no? Se c'è un'esperienza negativa, come si collega al fatto che magari uno vorrebbe un futuro roseo o ben definito? Cioè, certo, questa contrapposizione. Sì, sì. Certo, questa è una domanda intelligente, perché in realtà noi viviamo in modo dicotomico, separato. Quindi se siamo separati, se la coscienza non è unificata, la parte maschile e la parte femminile, quando switchano l'una o l'altra, la parte femminile soprattutto di notte del sogno, il sogno femminile, non ha bisogno della parte spirituale di sognare, perché la parte spirituale si manifesta durante l'arco della giornata. La parte femminile non ha spazio durante l'arco della giornata, si sta più che non continua. Allora durante la notte viene fuori e ti dà l'idea di una visione completamente differente, il sogno del femminile. In quel contesto, quando tu vai a cambiare il lavoro, la parte maschile dice, cambierò lavoro, perché tecnicamente guadagnerò di più, guadagnerò di meno, e la parte femminile dice, ma sei sicuro, ma se poi finisci alla mezza strada? Allora, dentro di te ci sono due parti che lottano tra di loro, e questo accade perché c'è una dicotomia di fondo. Ah, ovviamente questo come si capisce? Si capisce perché la tua compagna è l'immagine speculare che te ti stai creando della tua parte animica, e i rapporti che te hai con la tua parte animica sono gli stessi identici rapporti che te hai con la tua compagna, oppure i rapporti che te hai con anima e spirito sono i rapporti dei tuoi genitori. Se i tuoi genitori litigano dalla mattina alla sera, la tua parte animica e spirituale a specchio succede questo. Quindi quando te con il triade color testo, con qualsiasi altro mezzo, hai messo insieme, armonizzato il matrimonio alchemico a cui gli alchimisti del 300 si stavano riferendo, era questo, tra il maschile e il femminile. Allora sì, che si richiede l'homo piscis, come lo chiamavano loro, cioè il burattino, Pinocchio diventa l'uomo vero, senza più essere burattinato da nessuno, né gli alieni, né gli uomini che usano poi il denaro per poterti fregare, né attraverso l'ignoranza, Pinocchio non vuole andare a scuola, lì c'è scritto tutto il vero. A questo punto te non hai più due voci dentro, tu sai una sola cosa, perché la tua parte animica e la tua parte spirituale si sono unificate in un'unica coscienza, e l'unica coscienza non vede più, non costruisce di più all'esterno, perché non ce n'è bisogno, questo tipo di dicotomia. Scusi, le caratteristiche deve avere lo scelto dall'alieno, che poi non ce l'ha detto. E siamo curiosi perché può capitare a lui di innanzitutto la funzione aliena viene per un binario ben preciso. La mamma è stata addotta, la nonna è stata addotta, la bisnonna è stata addotta, la tua figlia sarà addotta. Su questo non c'è nessuna ombra di dubbio, perché il principale motivo è il DNA mitocondriale. Questo è stato una prima volta. Ci sarà stata la mia trisnonna è stata addotta per quel motivo. Assolutamente. Nell'istante in cui uno viene addotto quelle esperienze che abbiamo visto noi, quando tu sei ancora già nella grembo materno. Quando io dicevo al soggetto, ora l'attiverai la prima volta che loro sono venuti a prenderti. E lui dice, sono nella pancia della mamma. E chi c'è con te? C'è il mio fratellino, io non sapevo neanche che questo avesse un fratello gemello. E il mio fratellino, che mi spinge. E cosa succede? Loro sono fuori. E cosa fanno? Aspettano. Cosa? Che io nasca. Per fare cosa? Per programmarmi. Come è successo alla mia mamma. Eccetera. E lì, quando te nasci, c'è il ricordo che sembra di passare attraverso un tubo di carne, mi ha detto uno. E poi fuori c'è il medico. E te vedi che c'è anche l'alieno, vicino, ma loro non si accorgono. Perché loro sono dei bravi ginecologi, eccetera. Che percentuale hai trovato che sono presa? Anche gli innamoramenti, no? Nelle varie famiglie. Gli innamoramenti delle varie famiglie succede così, che gli adotti che non sanno, non hanno consapevolezza di essere adotti, si innamorano tra di loro perché scoprono che qualcos'altro li ha detto, innamorati di quella lì.
Poi fanno un figlio, perché le due mucche sono mucche buone di DNA, quindi l'importante è fare un figlio che sarà ancora più buono, e subito dopo questi due si guardano e dicono: ma te chi sei? Ma perché io mi sono messo con te? E si separano, o si separano, come vi piace più dire. Sapete quante volte, nel caso di una adozione, poi finisce che i soggetti che hanno una vita in comune, chi sono maschi e femmine adotti, cioè tutti e due, babbo e mamma. E quando uno dei due si accorge del problema, bisogna che la terapia, tra virgolette, la fai anche all'altro, perché sennò uno di due acquisisce consapevolezza, l'altro no, e dopo la coscienza ti fa dire: non sei più quello di una volta. Questa era la frase incredibile, no? Cambiato. Sei cambiato, invece no, è l'altro che ovviamente dal punto di vista di entropia ha fatto un salto più grande e l'altro non mi sa dire. Per cui bisogna fare la terapia tutte le volte. Grazie. Grazie.